Nolan, Polini, Jaguar Monza, Valley Store, Go and Fun Green Energy Drink, San Carlo, Bosch, eccoli lì, ciao miei amici, ciao Zanzara Team, ciao Zanzara Team, ciao gli amici di Vai Piano Che Ho Paura, sono tutti qua con noi per parlare di motori, bellissimo, bellissimo, abbiamo molto di cui parlare, tante notizie belle, qualcuna anche un po' più triste purtroppo, e allora facciamo un applauso subito a Emanuele Cassani che ha perso la vita purtroppo a Misano in un incidente tanto crudele quanto sfortunato, la foto di questo ragazzo che... vittima purtroppo della sua passione, però chiedo a Claudio, visto che tra l'altro ragazzo di Imola, è purtroppo il destino di chi corre, è il destino di chi vive, arrivare purtroppo a quella fine lì, è sempre brutto, è sempre tragico, purtroppo ancora Misano, Claudio. Noi togliamo gli ostacoli dalle piste da molti anni, per cui i piloti con gli ostacoli avevano dei problemi seri e potevano incontrare anche delle ferite molto gravi. Quando dal girocato si è schiantato sulle barriere del circuito di Suzuka, chiaramente abbiamo dovuto piangere. E, però adesso succede che sono gli ostacoli che vanno addosso ai piloti, cioè c'è la possibilità di essere investiti a quelle velocità, al peso della moto, sono casi che diventano quasi impossibili da rianimare. Ma mentre muore Simoncelli, e dentro di me si è creata una condizione di grande irrequietezza, di sofferenza, di dolore. Stavo male perché non mi davo pace, perché avevamo parlato di morte qualche settimana prima nell'intervista che avevo fatto per il mio primo libro, che è la mia prima stesura, libro che poi dopo ho parlato di questo fatto, di tutto questo mio darmi da fare a casa Simoncelli, che sono stato ospite, ho avuto una famiglia magnifica. E ho scritto quel libro e praticamente parlando della vittoria di Marco ero riuscito praticamente a darmene, non dico una spiegazione perché in questi casi una spiegazione non si dà mai. Nel caso di Emanuele Cassani, come nel caso di Antonelli, praticamente le parole di consolazione che normalmente possono sorgere dal cuore nei confronti delle persone che sono i genitori o chi li ama, sono che un attimo prima dell'incidente stava sorridendo, oppure un attimo prima dell'incidente lui era cullato dall'ebbrezza di un sogno, che è quello di scalare una montagna incantata degli eroi. Ma questa volta, come per Antonelli, rimane che non ci sono parole di consolazione, non riesco a trovare quelle che sono dei sentimenti, se non di commozione e di pietà. L'unica cosa è che in questi casi si può pensare che la fantasia, l'immaginazione abbiano un grande vantaggio dal tempo, cioè il tempo può cambiare questa immagine che diventerà sempre più bella. E quindi questa è l'unica cosa che io posso augurare a tutti, ai genitori, a coloro che amano questo ragazzo, che hanno amato e amano questo ragazzo, e pensare nell'immaginazione che lui possa in un'immagine rialzare quella moto e riprendere a correre per l'eternità. Questa è l'unica cosa che io posso dire di consolazione, ma
credo che in questo caso la consolazione non ci sia. Mi spiego. Se una moglie muore, il marito è una vedova. È contenta. Se a un marito muore la moglie, è un vedovo. Se un figlio muoiono i genitori, è un orfano. Ditemi voi la parola di quando un genitore perde il figlio. Non c'è. Cioè, non esiste un'espressione del linguaggio. E il linguaggio è emozione, perché la gioia del veduto è il linguaggio. Poi noi l'abbiamo trasformato in una qualcosa tecnica. Ma il linguaggio è pure emozione. Quindi non c'è un'emozione che possa spiegare questo, perché semplicemente è innaturale. Cioè, un figlio non può precedere i genitori. Questo è perché delle volte si rimane, diciamo, senza parole per giustificare una perdita come di questo ragazzo di 25 anni. Grazie Claudio delle tue parole, è sempre un bello ascoltarti anche in momenti così drammatici. Salutiamo ancora Emanuele Cassani. Saluto anche gli altri nostri amici, parto da una consigliera regionale. Ce ne sono due stasera, una è molto carina, l'altra, ahimè, l'altro anche lui è un bel ragazzo, un bel uomo, però preferiamo lei. Carolina Toia, grazie, ciao! Grazie, torno sempre con piacere. Eh sì, pilotessa, insomma, adesso ti diletti in politica, ma... Però come vedi lavoro. Lavori, per finta, non so cosa fai, ma lavori, va bene. Di fianco a te il tuo amico Stefano D'Aste, ciao Steve. Ciao Frank. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, pronto con la Lotus Cup 2014, sì. Arturo. Senti, non dimmi. Voglio essere... Però cos'è che ha detto là? Cos'è lavora. Lavora. Non so che verbo sia, nel suo mondo non esiste. Ma in però. Che mondo viviamo? Ma tu hai mai visto un politico che lavora, scusami. No, beh, ma lei ha ingannato Maroni, molto bene l'ha fatto, l'ha ingannato molto bene. Voglio sperare. Scherziamo, la nostra amica, siamo felici di averla qua. Tu come stai? Io sto bene, parole giuste che ha detto l'amico prof, toccando poi i genitori, io poi ho toccato con mano quando ero bimbo, morendo un mio fratello, quando io avevo 20 anni, lui ne aveva 22, per cui so tutta la storia dei genitori, cosa vuol dire perdere un figlio che va oltre. Però dobbiamo, voglio anche dire, scusa, sì, ti faccio perdere 2 minuti. Purtroppo il nostro mestiere prevede, tra virgolette, anche se una volta era più facile avere questi guai, adesso ci eravamo abituati che non ce ne fossero più. Ma in motocicletta era come ai nostri tempi in automobili, in salita chi sbagliava pagava, in pista se uno si girava davanti gli piombavano 2, 3, 4 macchine e le macchine si incendiavano, le macchine erano fragili, non avevano queste celle di sopravvivenza come ci sono adesso, per cui tu vedi dei voli enormi e non si fanno niente. In motocicletta è come in bicicletta, quando cade uno o ha la sventura di avere un qualcosa, il gruppo non può far nient'altro. E addosso, certo. E io mi ricordo nel 1982, quando Uncini a Silvestro, cos'era? 82-83? No, mondiale. No, che è stato investito a Silvestro. Era 83. 83. Lui è Assen, o Assen, ecco, comunque, Uncini fu miracolato. Ma non sempre va così, hai capito? Certo. Purtroppo fa parte del nostro imprevisto, ma non è questione di non essere coerenti, noi siamo coerenti con i nostri rischi, anche i ragazzi, cioè tutti, i più giovani e i meno giovani. Purtroppo se il diario decide che quel giorno lì è purtroppo... È sempre difficile accettarlo. È sempre difficile accettarlo. Saluto e ringrazio anche Nando Cazzaniga. Ciao Nando. Franco, ciao. Ciao, grazie per essere con noi. Siamo parlato una delle vetture più belle in commercio, adesso ne parleremo durante la serata, è un'anteprima. Arrivo a dire, secondo me, europea sicuramente, cioè sì, in studio, sì. Così dal vivo non l'ha ancora vista nessuno, no. È la nuova F-Type Coupé, la vedremo dopo, ve ne parleremo perché è veramente un oggetto straordinario. Palazzoli, buonasera Gianfranco. Buonasera a tutti, buonasera. Si è salvato lui dall'effetto ritardo di Virginio Ferrari, che è l'unica sedia vuota, però gli ho detto, dove sei? No, no, tranquillo, sono qui vicino a Garbagnate, e ha già 10 minuti e passa di ritardo. Ezio Gianola, ciao, ciao. Ezio. Come vanno le cose? Come va? Iniziato il CEV, CIV, CIUV, CIV, dove sei? Come stanno andando? No, CIV, vinto con Pagliani, siamo in testa. Bene. CEV, decimo con Fuligni, la prima. Quando ce li porti, ragazzi? Devi portarci. Ma la prossima giovedì te li porto tutti. Martedì, attenzione, lo dico già adesso, lo facciamo martedì. Se ce la fai martedì sera, perché poi ci sarà anche la presentazione del libro di Terruzzi, insomma, parleremo anche di Ayrton Senna, arriviamo verso una commemorazione importante. La faremo martedì, lo dico anche per voi, chi vorrà venire a trovarci in studio. Giovanni Zamagni, ciao Zam. Buonasera. Sei in forma? Ciao.
dopo questi viaggi con la Nina Lapinta e la Santa Maria dagli Stati Uniti. Il viaggio andato è stato duro, ma quello di ritorno forse anche peggio. Peggio, complimenti. Compra questo biglietto, spendi sti soldi. No, ma ascolta, no, ho sentito, ascolta. No, non litigate su. No, la mia mamma mi ha detto, ah, Melzario dice che prendi i voli low cost. Ma poi l'ho detto io. Oh, l'hai detto sì, tu. Sì, l'ho detto io. Allora, sul mio aereo, ascolta, sul mio aereo, sul viaggio di ritorno, al viaggio di ritorno c'erano, lo dico nell'ordine così, così, di classifica, Marquez, Pedrosa e Rossi. No, voglio dire, gente che se lo compra l'aereo. Lorenzo l'ha perso. Lorenzo l'ha perso. Franco è la prerogativa degli sportivi, dei personaggi. Più hanno soldi, meno mi spara. No, ma non c'è. Ma lui è uguale. Lui è uguale. Ma, e la signora Zamani che è a casa lo sa che è il figlio così. Senti cosa c'ha scritto lì davanti. È tirchio così. Umberto, cosa Ezio? Più tirchi sono i piloti, adesso anche i giornalisti stanno rimontando. Stanno adeguando bene. Saluto e ringrazio Umberto Androletti, autonomo di Franciacorta. Ciao Umberto, tutto bene? Tutto bene. Benissimo. L'altro consigliere regionale, Angelo Ciocca. Ciao Angelo, grazie per essere con noi. Ciao a tutti gli appassionati di motore. Un altro grande lavoratore. Grande lavoratore. Soprattutto un grande pensatore. Questo è un mestiere difficile e complicato. Ci abbiamo già troppi pensatori. Va bene, vi passo un'altra pensatrice, la Silvia, che è rutilante come non mai. Ciao Silvia. E di più! Di più, senti, chiama gli applausi. Chiama gli applausi come una navigata star del mondo musicale. Così. Di chi è che ti ha portato le margherite lì? Mi hanno portato le margherite i miei fans, poi ho anche il vino di Pasqua. I fans? Chi è che ha portato le margherite? Sulle mani, chi è che ha portato la margherita? Ma dai, che carini! Bravi. Franco, secondo me è andata su Interflora, se l'hai spediti qui. Dice, mi hanno portato in fan. No, vedi, non la mente contorta di Stefano. Però quello che voglio dire io, sì. Abbiamo qua un politico, non gli hanno fatto nemmeno un primo piano da 32 minuti, come fa la gente? Ma lui non ha bisogno, Angelo non ne ha bisogno. Scusa, Allora è arrivato Ferrari, vergognati. Bu! Sempre, no, sono qui a Garbagnate, arrivo subito. Bravo, complimenti Virginio, dietro la lavagna. Silvia, mail, numero di telefono e poi comincia, guarda, vergognati. Okay. Allora Franco, i nostri numeri di telefono sono sempre gli stessi ed è solo uno. Vabbè, 02 48 09 02. No, hai sbagliato. Mi mandi in panico, mi agiti, poi quella giacca lì verde 4809, hai detto 4809, invece 4801 0921, invece la mail è griglia@telenova.it. Ti volevo dire che già sulla pagina di Facebook, Franco, si sono un po' agitati per comunque la gara di MotoGP, cioè? In tanti si chiedono come mai Valentino ha avuto un degrado così per le sue gomme, poi sì. Perché Lorenzo così campione è partito troppo velocemente, è andato fuori di testa. Va bene, sì, no, sono assolutamente degli argomenti Ducati, che tratteremo. Open on open, qualcuno dice però non vincerà mai, e comunque molti sono curiosi di sentire Arturo che cosa dirà stasera, perché comunque sul podio è salita la Ducati e Valentino è rimasto indietro. Va bene. Parleremo anche di Formula 1, abbiamo sentito Pino Lievi da Shanghai, per cui abbiamo molti argomenti di cui parlare, tra cui assolutamente la Ferrari e poi il duello in casa, si preannuncia un duello Hamilton-Rosberg veramente al fulmicotone, ma possiamo immaginare che potrebbe anche essere l'unico. Poi crisi di ascolti, come era abbastanza lecito aspettarsi, Sky con la MotoGP è abbastanza un flop, mi sento di poter dire, per cui parleremo di questo. Vi ricordo che settimana prossima saremo in onda martedì sera in diretta, se volete venire in studio è sempre gratis, se volete lasciarci qualcosa va bene, e in diretta streaming su pichipichi.com. Ferrari, buonasera, si vergogni. E gli poi fai pure anche su linea di partenza da domani mattina, se ne frega di tutto. Ma vergognati. Guarda, maleducato. Va bene, torniamo subito, un minuto e si comincia la grande. Allora bambini, oggi interrogo tabelline, 3x3. Ma Fassina, maestro! Come Fassina? E tu, 3x3? Ma Fassina, maestro! Ma maestro Franco, anche i bambini lo sanno, da Fassina è iniziata la grande operazione Fassina 3x3.
Cambi la tua vecchia auto per una nuova pagando piccole rate e dopo 3 anni decidi se riscattarla oppure se rifinanziare la quota rimanente o se restituirla a Fassina e acquistarne un'altra. Semplice, no? Bambini, adesso ho capito! 3 per 3 fa proprio Fassina! Con Fassina non sbagli mai! Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. La tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Baby, I stand. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto. A 16.900 euro. Oggi anche GP Altec. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Bentornati, sono Oscar Magni, responsabile del gruppo Venus SPA. Voglio illustrarvi oggi alcune nostre offerte. Classe B 180 CDI Executive, veicolo con cambio manuale, chilometri 3.000, a un prezzo di 20.000 euro. Vi aspetto tutti numerosi. Voglio ricordarvi che se venite a nome di Griglia di Partenza, vi omaggiamo le spese di trapasso e garantiamo tutti i veicoli fino a 36 mesi. Belli, belli, belli carichi! Sentiamo allora, prima di sentire Lorenzo, ascoltiamo la giustificazione penosa, veramente una roba vergognosa, neanche i bambini dell'elementare, neanche loro fanno queste scuse, si inventano queste banalità, perché Pernata ha esploso una gomma a Busalla e l'ha... Belino, come faccio? Aiutami, e sono qui, come faccio? Tu invece? Infatti mi hai chiamato. La sua è più bella e più realistica, però la tua? Per la prima volta, sì? Giuro, sì? Non avevo mangiato, mi sono fatto un piatto di spaghi con del parmigiano, un letto di parmigiano, sì, dai pure che era spesso così, scusa, un letto, sai come dicono i grandi cuochi? No, ma sei un no, ma Arturo, con no, i soldi, che, Arturo, con i soldi, i grandi cuochi quando dicono su un letto di... Dei carciofi, bollini. No, io gli ho messo un letto così di parmigiano sotto e una coperta di parmigiano con tutti i soldi che gli diamo. E mentre lo mangiavo dicevo, scusami, ma stavo... Pensavo che l'avevano attraversato un asino. Sì. Siccome questi giorni abbiamo visto girare asini per Milano, tanti. Ieri ne è arrivato femmine o maschi? Ieri, femmine. Penelope. Allora ieri è arrivato un asino di nome Penelope in consiglio regionale addirittura. Quindi
oltre i tanti che sicuramente ci saranno, ma se ne è aggiunto uno a quattro zampe vero, in carne ed ossa, è arrivato in consiglio regionale, un asino. Gommato pioggia o gommato, ma davvero? No, no, è vero, è vero. È arrivato un asino in consiglio regionale, l'ho portato io, insomma. Poi dite che lavorate, eh? Poi dite, Angelo, che state abbiamo lavorando. Fatto una grande protesta ieri, grazie a un amico Penelope che è venuto in consiglio regionale. Che è già tutto un programma a nome Penelope. Scusami. Beh, Angelo, potevi portarlo, perché come vedi che qua io di asinelli. Guarda, abbiamo un esempio. A parte il dottor Costa e Palazzoli. Qui ci sono tanti cavalli. Qui ci sono tanti cavalli. Era per introdurre Lorenzo. Sì, esatto. Vedi che Angelo, senza farlo apposta, siamo già in sintonia. Abbiamo lanciato l'asino della settimana. Sicuramente è un burro, è il burro. In spagnolo si dice burro. Era mantequilla. No, mantequilla si dice. No, giusto. No, mantequilla è il burro nostro, di non stupidà. Burro in spagnolo vuol dire asino. Sei proprio un somaro. È proprio un burro. Vabbè, sì, che qua è il tema di somaro. Te le tiri? Va bene. Sì, ci ma guarda, a dire la verità non so neanche di cosa sta sentiamo parlando. Sentiamo anche quella di Dust, perché il livello è finito. Ancora un po' di animali, facciamo la vecchia fattoria. Siamo è perfetto. Va bene, allora sentiamo l'intervista di guardala qua, guardala qua, altro animale. Ah sì, c'è la pantera rossa. Va bene. Là c'è la pantera rossa. Basta, andiamo a sentire Lorenzo. Lorenzo, Giorgino. È in crisi totale, completamente fuori di testa. Il suo sbaglio al via è stato uno dei più clamorosi visti negli ultimi anni. Cos'è successo? Ho fatto un errore, un altro errore con il De Qatar, ma questo è più assurdo ancora. E niente, quando è arrivato alla griglia teneva troppi moschiti in la visera, allora mai tiro il tiro off nella prima di partire, ma questa volta l'ho tirato e questo mi ha fatto un po' pensare in altre cose che non dovevo pensare. Quando ho visto la luce rossa pensavo che era la partenza, no? Lasciato la frizione. Allora è colpa mia, chiedo disculpa all'equipo perché oggi ho rovinato una gara che potevamo fare podium o lottare per il podium. Diciamo la verità, la spiegazione di Jorge Lorenzo non è troppo convincente e quanto accaduto domenica sembra piuttosto la conferma di uno stato d'animo particolare, con il campione della Yamaha poco concentrato. Un'anomalia difficile da spiegare, anche perché Jorge ha costruito i suoi risultati sulla forza mentale e fa veramente specie vederlo in difficoltà proprio sotto questo aspetto. Ha pensato poco alle moto e più agli affari, l'avrebbe bacchettato papà Chico, sempre molto diretto e poco propenso alle scuse. Secondo Davide Brivio, team manager Suzuki, Lorenzo sarebbe in difficoltà anche per la ritrovata competitività di Valentino Rossi, anche ad Austin più efficace del compagno di squadra. Arrivava da una brutta gara e questa doveva essere la gara del magari dove secondo me non avrebbe potuto vincere, io penso, però avrebbe dovuto quantomeno tamponare e difendersi e non so, forse si è fatto prendere la tensione. È in un momento particolare, questo anche va detto, perché durante i test invernali non è mai stato molto brillante, come non è stato brillante come siamo abituati a vederlo, ecco, quindi non è il solito Lorenzo, non lo è stato nei test invernali, nella prima gara ha commesso un errore, qui ne ha commesso un altro. Ora lancio una provocazione io, allora non lo so se magari la ritrovata competitività di Valentino possa avergli oltre alla competitività di Marquez, cioè Marquez l'aveva già messo in conto. Forse Valentino non lo aveva messo in conto e non so se questo lo ha ulteriormente destabilizzato, non so, lo sa lui, ecco, noi da fuori possiamo solo tentare delle ipotesi. Ha ragione Davide, solo lui sa cosa sta succedendo, sicuramente però non sarà facile uscire da un momento così delicato e soprattutto dopo solo due gare per Lorenzo il mondiale sembra già finito. Bravo Zam, raccogliamo la provocazione. Raccogliamo la provocazione di Davide Brivio, uomo di grandissime esperienze che conosce molto bene sia Valentino ma anche Jorge Lorenzo. Io parto da Claudio perché tu... Io vorrei parlare per uno. Vabbè, allora sentiamo allora, giro opinioni. Parlo per ultimo visto che ti faccio correre sabato e domenica. Ah già, scusate, è vero, la notizia è che posso correre. Sì. Va
Visto che non lo posso fare più dalla clinica, lo faccio qui a Griglia. Sono riuscito anch'io, io speravo mi operasse. Si è fatto male apposta, poi corre. Speravo mi operasse, invece è arrivato, l'ha guardato, ha imposto le mani così e mi ha detto domenica puoi correre. Siccome c'è la prima gara delle Legends, mi tocca correre, ok? Beh, al limite se cavi al dito. Ma sì, certo. Allora, Zam, come l'hai visto? Perché non sembra lui, l'hai detto, hai ripetuto nel servizio. Ma anche, cioè, al di là di questi aspetti che voglio dire, abbiamo visto tutti, anche vederlo quando rientra in box, si toglie il casco, parla con il capotecnico, con Ramon Forcada, lo vedi fisicamente molto più provato di quanto non lo fosse negli anni passati. A me sembra che è proprio una situazione globale di Jorge Lorenzo in questo momento. Mi ha colpito quella frase che ha detto, avrebbe detto il papà Chico agli spagnoli, questa frase che lui ha detto, lui quest'inverno si è preoccupato solo dei suoi affari e non della preparazione, della concentrazione, eccetera. È un Lorenzo molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ripeto, a me Lorenzo mi ha sempre impressionato perché nei momenti di massima difficoltà il Gran Premio dopo riusciva a fare una gara esagerata, no? Quante volte abbiamo detto Lorenzo è in crisi e il Gran Premio dopo vinceva, insomma comunque faceva una prestazione incredibile. Questa volta no, questa volta ha fatto uno sbaglio in Qatar e questo dai, è eclatante. Poi ha sbagliato, sono stato ripreso dai blog perché ho scritto che ha anticipato la partenza di 4 secondi, invece mi hanno detto che erano solo 2 secondi, ma non cambia assolutamente niente. Ma anche se fosse 2 decimi. Devo dire che l'unico di quelli che ho sentito io che l'ha un po' difeso è Andrea Dovizioso, che è sempre molto analitico. Lui dice, Lorenzo sa perfettamente che la Honda è nettamente superiore. Lo è a maggior ragione ad Austin, come abbiamo visto, quello è un dato di fatto. Lui si sente un po' in difficoltà e dice vabbè, ho anticipato la partenza di 2 secondi, ma lui l'unica arma che ha per cercare di colmare questo strapotere di Marquez, della coppiata Marquez Honda, è cercare di fare tutto al meglio, aggredirli, anche di anticipare i tempi, okay. E l'ha anticipato troppo. Un pochino, questo un pochino. È Dovizioso. Ezio? Io penso un po', come ha detto Zama, sono convinto che comunque i suoi problemi sono nati prima. Cioè lui quando ha fatto i test invernali ha capito che contro la Honda non c'è niente da fare, quindi per lui è già battuta la storia. Anche se poi lui dovrebbe fare comunque il massimo, perché comunque Valentino ha ritrovato lo smalto di un tempo, quindi ci mette del suo, anche se sa che comunque parte già battuto, perché battere Marquez sarà duro sotto le piste. Su dove c'è la Honda, poi che è meglio della Yamaha, e forse Lorenzo dice ma non mi impegno perché tanto, ma è difficile anche dire perché, cioè possiamo dirne mille di cose qua. L'unica cosa è un po' strano che lui si arrabbia molto quando scende dalla moto con Forcada, cioè non è tranquillo, ma forse nasce dal fatto che dice io con questa moto non vincerò mai, quindi alla fine impegnarmi troppo o poco non mi cambia nulla. Poi ognuno di noi può dire. Potrebbe essere, certo. Palazzoli, poi vado a sentire. Io volevo chiedere qui agli esperti, e tu ne hai tanti in studio, ma questo stress che ha colpito Lorenzo deriva anche dal fatto che lui sa che in questo momento la moto è inferiore alla Honda, ma sa anche che i suoi tecnici non possono risalire la corrente, tipo Ferrari La Ferrari è lì, può dirtelo. No, non Ferrari. La Ferrari uguale. La Ferrari. Cioè, quindi non c'è niente da fare secondo voi nell'arco dell'anno perché la Yamaha possa risalire la corrente? Adesso, secondo me, ricordiamoci che in Qatar comunque Honda e Yamaha sono arrivati in volata e Valentino ha perso la volata di 2 decimi, quindi su alcune piste la Yamaha non è poi così indietro. È come l'anno scorso, sulle piste dove la Honda ha un vantaggio, ha un grande vantaggio. E Austin è uno di quelle, però è anche un circuito particolare. Io credo che adesso l'Argentina, non lo so, è il più sbagliano, certo. Quindi è anche peggio. L'Argentina, non lo so, non l'ho mai vista, però diciamo che tornando in Europa gli equilibri dovrebbero essere insomma, ristabiliti. Però la Honda è in vantaggio. Cioè, quando c'è la Honda che vince, quando c'è la Yamaha che va bene, però non vince. Cioè, quindi non vince quasi mai, il gap è proprio però tanto. Anche su questa questione tecnica della diversità del divario Honda Yamaha c'è anche da analizzare che alla fine però sono sempre Marquez e Pedrosa, cioè le altre Honda che teoricamente dovrebbero essere
Vabbè, però, insomma, no, hai ragione, però voglio dire, credo che ci sia qualcosa in più. Come anche Virginio, incide abbastanza. Analizzando il Gran Premio del Qatar, qua aveva sottolineato come la Honda avesse un grandissimo vantaggio nel cambio e in uscita dall'ultima curva il vantaggio in accelerazione della Honda era evidente, giusto? Avevi detto così. E secondo me è evidente che la Honda ha un vantaggio. Mm. Poi è chiaro che tu dici Marquez e Pedrosa sono sempre loro che fanno la differenza, però. Insomma, più Marquez che Pedrosa. Più Marquez, secondo me Valentino può anche battere Pedrosa. Dici? Battere Marquez, però Valentino è bello tosto quest'anno. L'ho visto anche il Ranch che dà sempre una fila di bastonate ai ragazzini e quindi ha più voglia. Bene, bene, sicuramente bene. Di Lorenzo, perché Lorenzo, se, un Lorenzo forte può dargli fastidio, ma Lorenzo così innocuo. Virginio sta però Arturo poi lui ora che carbura io sai deve partire dal 1800 c'è ancora la pasta è ancora la pasta lì però io vorrei scindere i due problemi del Lorenzo. Lorenzo pilota problematica perché non ha, come dicono gli esperti, penny vendoli, non ha la motocicletta all'altezza della Honda, ma quello anche negli anni passati comunque ce la metteva, come ha detto e ha sottolineato Zamani, quando c'era da tirar fuori il carattere l'ha sempre tirato fuori. Però quello che mi preoccupa tra virgolette è Lorenzo e questo errore che non si può neanche dire da principiante, il fatto di, perché tutti i piloti, nessuno escluso, al pronti via sono lì per cercare di rubare il decimo, nessuno escluso. Però il decimo. Bravo. Ma qui ha fatto un errore che effettivamente, e Zamani ha ragione, dice, lui non c'è con la testa, ma non perché la motocicletta non era competitiva nei confronti della. Lui non c'è, non è c'è lucido. Per un qualcosa che probabilmente esula dai nostri pensieri. Che verrà poi, poi arriverà a galla. Sarà l'aria di Lugano. Scusa, chi mi dice che non ha problemi con la dirigenza della Yamaha? Il lago che dà fastidio. Il lago e anche le frequentazioni. Saranno le frequentazioni più che il lago. Capito? Sì. Infatti, se ci pensi bene, partire all'accensione del semaforo rosso è una cosa irrazionale al mille per mille, perché è quasi meglio partire un po' in ritardo lo spegnimento del rosso, magari sei distratto da qualcosa, non sei tanto concentrato. Magari, ma non è che partire, può capitare. Partire, non è meglio. Partire all'accensione del rosso, se lo fai in centro a Milano, fa un disastro. Comunque lui la Flavio, cosa, la ma cosa non del. Potrebbe diventare daltonico di colpo. Che il rosso dai, lo vede non nero. Esagerare. No, il daltonismo no, è una malattia genetica. Uno ce l'ha dalla nascita, e se non ce l'ha, dopo avrà altre malattie agli occhi, ma non il daltonismo. Virginio, poi sento la versione di Claudio. Io sono Silvia, per. Ma pensavo di far vedere il pelo della scella, invece no, volevi chiedere la parola. Adesso arrivo allora. Io sono per omicidio volontario, sì. Non omicidio colposo. Cioè? Lui ha fatto apposta. Questa è una bella tesi, eh? No, no. Mi piace molto. Lui dice tanto. Se prendiamo un ragazzino che ha fatto 2, 3, 5, 10 corse. L'entusiasmo. Cioè. Cuore a 800, quello che vuoi. Lorenzo. L'ha fatto apposta. Può anche essere. Vabbè, quale ci sta, mi piace questa. L'ha fatto apposta. Con la Yamaha non va più. Lui voleva fare davanti quello che ha sempre fatto. Non vuole assolutamente stare dietro né al Marquez né al Valentino né a chi che sia. Lui è partito apposta. Anche perché se voi ricordate quello che è accaduto, lui ha fatto. Si è mosso e poi si è fermato. E poi, no, ha fatto finta di fermarsi. Sì, poi ha dato manetta. Ha voluto, come dire, andiamo ragazzi. Ha voluto. Ma nessuno la seguì. Ma giusto, giusto. Nando, avrebbero rifatto la partenza. Nando, ma l'ho appena detto. Sì, ma a che pro? Apposta, ma perché? Perché in questo modo lui si trova a fare un giro in testa, a non misurarsi con gli altri che prende le botte, perché non ci sta. In questo caso ha dimostrato di non saper perdere. Ci sono dei problemi. La Yamaha che lui ha ritrovato non è la moto che a lui piace e va benissimo, ma okay. Qualunque pilota salito sulla moto che qualcun altro si è cucito addosso non va bene, e quando tu devi riprendere quel tipo di lavoro facilmente vai in tilt. Perché? Perché ci sono cose che non vanno bene per te, troppe cose che non vanno bene, di conseguenza quando ha picchiato il muso una volta, due volte in prova. Non possiamo neanche immaginare quanta fatica lui faccia per dare il tempo che dà, il tempo. Ma poi, dove ferma il cronometro. Ci possono essere due cose, siccome stiamo facendo fantascienza,
due cose sono: uno, che ha litigato e per fargliela pagare per certe cose tecnico, per certe alla cose Yamaha, delle gomme o la Yamaha, e fine contratto, potrebbe essere quella. L'altra è anticipare come il centometrista, no, che prima no, può anche farlo, perché comunque tu sai che il verde c'è, puoi sbagliarlo e farlo e poi fare la corsa. Ezio, tu sai che se fai con la ruota davanti così non fa così andata. Lui voleva andare, ma scusami, se si spegneva in quel momento lì aveva un vantaggio pazzesco. Beh, insomma, nel giro Marco ce l'aveva già preso comunque. No, perché da 0 a 5 non è detto che dopo un secondo lui spegne il semaforo. Non ma è come il minimo di 2 secondi. Sì, però sì, Nando, e poi si è entrato in telefonata. Scusami, se tu bruciassi, anche ma i 100 metri il centimetro. No, aspetta. Ok, ma 100 metri, bam, doppio sparo, tu torni indietro, lo fai la seconda volta, poi ti dicono 1-2 a casa, fuori. Fuori del coglione. Ma supponiamo anche che lui era in seconda fila, giusto? Sì, era quinta. Ecco, seconda fila. Sì. Se tu guadagnassi anche il centesimo o un pochino più del centesimo. Ma lì si trattava. Hai detto tu che uno che parte a razzo l'ha sempre fatta così la sua vita. Segui il ragionamento. Se tu guadagnassi anche qualcosa più del centesimo, che tanto ti si vede, con quello che sono oggi le riprese laterali, ti vedono. Va bene. No, ma poi sono i sensori, ecco, no? Vale, sì, supponiamo che tu parti esattamente quando il semaforo che non si riesce a capire bene. Ma io ti capisco, io vado dietro al ragionamento che hai fatto tu. Ok. Cioè, okay, lui non sta bene. Quindi tu prima hai detto magari lo fa apposta. Ok, è una supposizione. Anche no, io non dico magari. Ma lui ha detto, io dico che lo ha fatto apposta. Ma aspetta, però voglio venire nel tuo discorso. Ma io ho fatto due esempi. Supponiamo Ezio, che lui parta nel momento in cui il semaforo, quindi diciamo che l'hanno fatto assieme. La zecca. Accendi due luci nello stesso istante e parti via. Quindi non può, e ha quel grossissimo vantaggio che noi sappiamo, perché tu sei già col motore aperto, a giri, stai già staccando e stai andando. Ok. Quanto rispetto quella manovra, quanto rispetto quello che tu hai da qui, io sono qui, tu sei là in prima fila. 8 metri ci per sono. Per me c'è un bel po'. Hai quanti metri? Hai due lunghezze e mezzo. 9 metri. Ma quanto tu pensi? 8 metri. No, Ezio, no, Ezio, no, Ezio, ma se io vai al punto che devo finire la telefonata. Quanto tu pensi che lui possa guadagnare un bel po'? Per me certo. La risposta. Ma quanto tu pensi di possa guadagnare dal punto una di vista? Puoi arrivare a dribblare, devi dribblare, ti metti a pari. Vabbè, si mette in mezzo, almeno si mette si mette in pari. Puoi arrivare Nando davanti. La telefonata. Nando partiva quinto da prima la prima curva. Ma io sono partito delle volte che ne passa. Un attimo Nando. Tranne questa corsa, Lorenzo è sempre partito in maniera fenomenale, sempre. Il vantaggio di Lorenzo è che parte come un fulmine. Nei primi tre giri ti dà 2-3 secondi e l'ha sempre fatto. Era quello che faceva Chesistone. Ma ragazzi, ha sbagliato Ocio, una volta, certo, okay, sai. Ha sbagliato tanto. Ha quasi fatto smettere di correre Valentino, per questa è la realtà. Sì, si è trovato l'anno scorso con un altro spagnolo di 20 anni che l'ha messo sotto, la moto non è competitiva e ci può stare certo, un momento del genere. Virgi, ti chiedo scusa, fammi prima la telefonata, poi vado a sentire Costa. Telefonata, pronto? Non soltanto pronto, prima. Buonasera. Ciao, come buonasera, ti chiami? Sono Leonardo da Ariano Irpino. Ovviamente lo specifico subito, tifoso più della Formula 1 che del MotoGP, lo dico semplicemente per il fatto che il MotoGP è finito nel momento in cui è caduto definitivamente il mito di Valentino Rossi, che secondo me è sul viale del tramonto. Oh. Comunque, veniamo a noi. Volevo subito dirvi a tutti quanti che vengo da una settimana assolutamente positiva, perché si è avverato un sogno, quello di vedere finalmente fuori dalla Ferrari Stefano Domenicali, una persona che onestamente mi ha deluso in tutto e per tutto, un perdente nato, visto che con lui non abbiamo mai io non posso accettare di sentire una cosa del genere Domenicali. Secondo me dovresti vergognarti per quello che hai detto. Cioè, ma non esiste, dai. Anch'io. Ti rendi conto di quello che hai detto? Ma vergognati. Vergognati. Va bene, dai, non andiamo in polemica. Io allora, questa è la tua idea, che io Stefano non condividiamo assolutamente, anzi ci dispiace, ne parleremo molto di Stefano, di quello che è successo. Per favore, se sapeva che compiti aveva Domenicali.
Ecco, vabbè, poi comunque parleremo diffusamente di questo argomento. Lui è liberissimo di esternare le sue convinzioni, le sue idee. Io, non, come Stefano, non sono d'accordo, e anzi ringrazio Stefano per l'accordo. Ma nessuno è d'accordo, dai. Ok, ne parleremo. Grazie comunque della tua telefonata e del fatto di seguirci. Andiamo un attimo in pubblicità, poi voglio il parere di Costa su Jorge Lorenzo, ma... e c'è l'ascella di Silvia là che mi fa segno. Torniamo subito, tra un minuto. Il tweet è l'interpretazione dello scooter a ruote alte di Peugeot, linee assolutamente eleganti ma allo stesso tempo sportive. È uno scooter molto dinamico, molto semplice, dai bassissimi costi di esercizio e ha tre motorizzazioni molto interessanti. Tweet, in ruota alta di Peugeot scooter, elegante ed eclettico, dalle linee delicate, dal profilo dinamico, coniuga maneggevolezza, facilità di guida e personalità. Peugeot Tweet unisce dettagli di stile e praticità, design pulito e accattivante, riflessi e particolari cromati, faro anteriore al manubrio, pedana piatta, pedane passeggero ripiegabili, portapacchi di serie e ampio sottosella per un casco jet con visiera, ruote da 16 pollici. Peugeot Tweet è disponibile in diverse varianti cromatiche, dalle più classiche ed eleganti alle più particolari e modaiole. A completare questa già ricca dotazione c'è una gamma di accessori optional, eleganti e funzionali. Il motore monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria, 10 cavalli e mezzo di potenza, quanto basta per essere sempre scattanti e pronti in ogni occasione. Il serbatoio super capiente 5,7 litri, freni a disco anteriori e posteriori da 226 mm. E poi il Peugeot Tweet consuma pochissimo e pesa solo 109 kg, va bene per tutti! E potrai divertirti a personalizzare il tuo Tweet con la lunghissima lista di accessori. Il Peugeot Tweet è disponibile in tre cilindrate 50, 125 e 150, prezzi incredibilmente bassi. Vola nelle concessionarie Peugeot Scooter di tutta Italia. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendifuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Baby, I stand. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto. A 16.900 euro. Oggi anche GP Altech. Eccoci, grazie. Completamente ubriachi quelli dello Zanzara Team, che mangiavano pane e salame nel furgone, e pane e salame è lo stesso che sta mangiando Merzario, che gliel'ha rubato. Grande Arthur. Stefano e Nando mangia patatine. Sì. Ritual, no, virtual. Buonissimo. Dimmi. Devo sentire prima, prima il prof, finisci la parte. Prima il prof. Intanto io termino. Oh, buono, grazie. Adesso aspetta.
glielo passiamo. No, ti prometto che faccio un intervento lungo così puoi finire. No, ma io glielo passavo. Allora fatemi qui un'altra telefonata che sono carico. Se dice poi sento cosa. Pronto? Ma che casino. Mangia. Io chiedo scusa, è un disastro. Mi fate passare un è un disastro, Claudio, ma dove sei capitato? Come ti chiami da casa? Pronto? Giuliano, ciao. Ciao Giuliano, da dove? Da Arona, provincia di Novara. Benissimo, vai. Allora, non mi sembra che poi Lorenzo, premetto che sono pro Valentino, ma non mi sembra che Lorenzo poi abbia fatto chissà che cosa. Voglio dire, siamo solo a due gare dal campionato, dall'inizio del campionato. Certo, sì, Giuliano, il problema è che con un Marquez così forte, Pedrosa che comunque è dura poi recuperare, sono tanti punti, è quello un sì, po'. Vabbè, ma il Valentino poi alla fine della fiera cosa ha fatto? A parte il secondo posto del Qatar. Ok, dire, non credo che sia la pressione del Valentino. Hai lanciato un altro tema, Giuliano. Ancora grazie. Peggio della faccenda del Valentino, perché Lorenzo, nonostante sia passato nei box e ha perso una ventina di secondi, 25 tra quello credo, che è, 25. È arrivato 3-4 secondi dal Valentino. Per cui pensa quanto gli avrebbe dato se fosse partito regolarmente. È un tema, perché poi qui entra in gioco anche la preparazione. Poi un'altra cosa, sì? Voglio ritornare al discorso del signor Ferrari, quando ha asserito che siccome quest'anno Lea Maca ha fatto la moto cucita addosso e lui ha alluso a Valentino, per cui Lorenzo resta meno matto nella testa, nel ragionamento, è pari pari come Valentino quando è andato alla Ducati con Casey Stoner, ha subito la cucitura della moto al Casey. Dico bene, ragazzo? Annuisce Ferrari, però fatemi sentire Claudio. Costa, poi arrivo. Hai la bocca piena. Di tutto. Hai la bocca piena, video. Fofo. Guarda, terribile. Claudio. A lei, prof. Scusa no, se no. Ti ho tolto del tempo. No, ma io faccio quasi il politico come l'altro. Anzi, direi che devono avere coraggio a sentire la mia opinione, perché sentire parlare di un pilota che, diciamo, sbaglia. E un pilota che fa errori, sì, sai, i piloti sono i miei più cari amici, quindi faccio fatica a ascoltare queste cose. Poi arriva la parola tradimento e poi arriva la parola, diciamo così, che non è più in grado di essere quello che è sempre stato. Io credo che ci sia in vita, e questo vale anche fuori dal motociclismo, vale anche per Stefano Domenicali, come è stato attaccato telefonicamente, esiste un sentimento che purtroppo non è che ce lo possiamo cancellare. Ne possiamo disporre, cioè capita, e in questo momento fortunatamente a me sta capitando, che si chiama perdono. Quando si perdona sembra una cosa scontata, c'è il perdono, ma se guardiamo bene a fondo il perdono vediamo che cosa può fare. Il perdono è una magia che può resuscitare una persona che ha peccato, una persona che ha sbagliato, una persona che è partita fuori di testa nel Gran Premio di Austin. E in questo momento quindi il perdono lo riporta a quell'immagine immacolata dei 7-8 Gran Premi che ha vinto l'anno scorso in maniera impeccabile, in maniera perfetta, battuto solo dal coraggio di un ragazzo che andava oltre la perfezione. Quindi io oggi regalo a Lorenzo questa sensazione che ho dentro, che è una sensazione che mi emoziona molto, che è il perdono di tutto quello che ha fatto nelle prime due gare, perché in questa maniera possa avere l'illusione, magari la mia è un'illusione e mi sconfesserete nelle prossime gare, ma questa illusione dentro me la porto molto volentieri fino alle prossime gare, perché lo vedo in un'immagine bella come quando ha entusiasmato, ha dato ebbrezza a tutti noi con le sue gare magnifiche. Ancora vince, ma lo vedi tu che lo conosci bene, lo vedi in condizione o lo vedi un po' fuori forma? Cioè sembra, si è presentato ben fuori forma. A te che mi inviti, che mi fa piacere, e agli ascoltatori, io rispondo che adesso sono fuori. Cioè se fossi stato nelle prime due gare del mondiale parlerei anche direttamente di quello che io penso con dei dati in mano, perché i piloti mi frequentano, io adesso sono molto lontano e questo sicuramente è un periodo che patisco questa lontananza, cioè vivo questa distanza. Ma adesso hai noi, ma non sei contento, hai noi. Guarda, però come dico, ricordatevi tutti, nel mondo col perdono si riscatta l'innocenza, la bellezza di tutte le persone che hanno sbagliato. È inutile, il transito di Gesù è un transito umano. Lui non era Dio, Gesù è venuto sulla terra come transito terreno della divinità.
e sulla croce ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ha ridato all'umanità una serietà, una dignità anche a coloro che l'avevano massacrato e crocifisso. Quindi io stasera non voglio prendere la Bibbia, ma prendo questo sentimento che spero che l'umanità lo ritrovi sempre quando qualcuno si trova in difficoltà, perché col perdono si fa una magia, si fa un miracolo, si risolleva un peccatore, uno che ha sbagliato, uno che ha tradito, e lo si mette in un'immagine meravigliosa, che è l'immagine che aveva prima nel cuore di chi l'amava. Mario Forcada ha detto a lui: perdona Lorenzo perché non sa quello che fa. Ed è stato così. E noi abbiamo perdonato Ferrari, che è arrivato in ritardo. Pensa, cosa volevi dire che ha alzato il ditino? Che la differenza che c'è tra Claudio e tutti gli altri dottori è che lui ti esprime delle particolari sensazioni, interiorità, eccetera, che molti altri dottori non hanno. Ma detto questo, per ritornare al tema, io dico: stavolta Claudio, gioco una carta contro di te, nel senso che... Che ben venga. No, nel senso che Lorenzo ha fatto una cosa e noi stiamo in questo momento dicendo ognuno la nostra idea, ognuno quel che ci è passato per la testa, magari nel momento in cui abbiamo visto o in questo momento che stiamo ragionando più a freddo, no? Tu, dicendoci e portandoci sul tema del perdono, hai accennato qualcosa di formidabile, ma non sei stato coerente a quello che è la domanda fatta da Bobiese. Perché? Perché sì, tu ci parli di qualcosa che è estremamente divino, ma nello stesso tempo rimaniamo a bocca asciutta su quello che dovrebbe essere il pensiero del dottor Costa riguardo sul che cosa è successo a Lorenzo in quell'istante, che non è il perdono, perché tutti noi possiamo dire: lui è straordinario come ragazzo, come pilota. Ma tu, io ti chiedo adesso, tu come interpreti non è l'argomento? Non è una carta che mi hai giocato contro, è una carta contro che perché? Anzi, è una carta, nel senso che non mi soddisfa, che mi mette a punto di reputazione. Ok, allora quello che ho risposto, l'ho risposto perché ho dato un messaggio alla mia maniera più o meno comprensibile, perché ci sono dei piloti, come ha detto lui l'altra volta, lo stiamo a sentire, dice delle cose bellissime e non capiamo niente. E l'ha detto Gianola una delle trasmissioni. Quindi questo discorso ha picchiato la testa anche sì, a lui, mi è piaciuto. Quindi esprimere questo sentimento anche per dimostrare a Lorenzo tutto il bene che gli ho sempre voluto fino a che sono stato nel moto mondiale. La tua domanda è una domanda mirata, molto intelligente. Allora, strano, tra l'altro, faccio una premessa. Ho già risposto praticamente mettendo le mani avanti, dicendo: io non sono là, quindi non posso dare una risposta abbastanza verosimile, diciamo. Ma anche noi non eravamo là. Esatto. Allora io con lui ho intendo dove eri te? Allora io allora accetto quello che tu mi, cioè la provocazione. Facciamo uno psicodramma. Penso che Lorenzo, sulla linea della partenza, abbia avuto qualcosa che lo può avere distratto, però fondamentalmente ha tentato una partenza che lui, con una partenza regolare, ad Austin, alla prima curva, sarebbe stato in testa a Lorenzo, sicuro, per quello che mi riguarda, perché l'ha fatto anche esattamente in Qatar e in tantissime altre corse. E poi imponeva il suo ritmo, l'altro aveva la gomma hard, si dice così, e quindi poteva ancora combattere contro, come dice tutti voi che siete molto più esperti, lo strapotere Honda ad Austin. E quindi in quel momento lui ha tentato questa cosa, che se lui nel momento che parte gli viene dietro il verde, lui praticamente fa metà gara, in testa. Non in testa, però ma sicuramente gli dà fastidio. Certo. Quindi Lorenzo si voleva mettere là davanti. Nello stesso momento che questa cosa fosse andata male, praticamente passando dai box è arrivato nono, cos'è arrivato decimo, nono, e praticamente cambiava di poco il risultato che avrebbe avuto senza cercare di avere un vantaggio. Quindi probabilmente è stata una strategia che poteva essere nella sua mente. È chiaro che è paranoica questa, perché tu una partenza, specialmente come dice qualcuno che ha detto qui, è partito quasi subito dopo il rosso, è paranoica perché gli riuscirà una volta su
su 10.000, non so quanto, la statistica a me non è mai piaciuta. Quindi probabilmente Lorenzo ha, diciamo così, avuto questa paranoia per cercare di mettersi in una condizione per poter lottare da quello che lui pensa e che lui vuole e che lui desidera fare, cioè quello di stare fra i primi ed essere considerato uno dei migliori, o se okay. non il migliore. Beh, la migliore mi piace anche questa, è il discorso paranoico. È una bella, bella analisi, scusa. Assolutamente. Non per niente prof. No, ma lui è molto più bello, come lo dice però lui. Che lui lo dice meglio. Secondo me lui è più bravo a dirla. Scherzo, chiaramente, ma però... io sono sulla linea di... Cioè se vogliamo pensare... Paranoia anche, non è un'offesa, no, signori. No, no, no. Bisogna che il mondo sappia cosa, che noi tutti siamo importanti. Paranoia cosa vuol dire? Che tutto quello che faccio, la partenza, il fatto che sono in testa, l'altro le gomme dure, posso andare avanti, è tutto perfetto. La paranoia è il massimo della logica del cervello, luminoso e lucido quando mai. Solo che è sbagliato il primo passo. Perché nel primo passo lui il verde addosso non se lo prende, se ne fa anche 10.000. E come me alle 3P, prevedere, prevenire, programmare. Esatto. E procedere. Pistola, pistola non è male. Telefono, scusami. L'unica cosa arrivo. È che da uno come Lorenzo, le prime due gare fatte in questo modo, nessuno qua dentro può dire me l'aspettavo. Cioè è assurdo, perché è uno che, come hai detto tu l'altra volta, vince 8 gare l'anno prima, è un mostro, e poi però fa due errori che sì, uno lo perdoni, questo qui non puoi perdonarlo, però lo perdoni perché comunque ma due gare su 18 GP le sbagliano tutti. Nella mia vita sono sempre stato impastato di queste forme miste di paranoia, di paura, di rituali, di superstizione, di tutto eccetera, la conosco molto bene. Cioè, questo caso è solo per spiegare che lui ha fatto, secondo me, visto che lui mi ha provocato, dico che può darsi che non corrisponda affatto al vero, ha fatto tutta una pianificazione di passaggi che sono tutti perfetti, perché lui in testa, con un secondo di vantaggio, con il ritmo che lui fa nei primi giri, però può andare quei due secondi, che poi alla fine si amministra per tutta la gara per fare il primo attore, è chiaro che se... A un certo momento pensa di prendersi il verde mentre lui parte, quel verde non lo prenderà neanche se va a 10.000. Ecco, diciamo, lo sbaglio, diciamo, della mente. Cioè la mente sicuramente ha fatto tutto bene. Cioè, no, però, il problema è che potrebbe non essere. Però non voglio mai dare solo una risposta. A parte l'altra, Claudio, esempio, Zama dice io, Virginio, tu. Cioè, tutti questi esempi sono esempi che dentro di noi piloti sono esistiti tutti, quindi non puoi dare una logica a questa cosa. Quello di fare volontariamente la partenza falsa, guarda, no, che non ha tutti i torti, non Virginio, quello non c'è no, io non ho detto questo, non ho fatto volontariamente, però io ad esempio lui sta dicendo che tutti i piloti, allora Virginio, la mia testa non è mai passata una volta a me, a te no, però io ho visto altri piloti farla questa cosa. Perché l'hanno fatta? Ma perché sono lì che facciano il mondiale anche loro. Mi fate sentire come la pensano anche gli amici da casa, poi la Silvia con le mail. Telefonata, come ti chiami? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Ambrogio e chiamo da Lecco. Ciao Ambrogio. Complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, siete veramente competenti. È del mio paese, scusa. Vai. Volevo fare una mia analisi sul discorso della partenza anticipata di Lorenzo. Sì. A mio modo di vedere io la penso così, cioè Lorenzo sa benissimo che è in difficoltà tecnica nei confronti di Marquez, e lo sa benissimo, e l'unica sua strategia per cercare di star lì davanti è quella di partire forte nei primi giri e metterlo in crisi quando le gomme sono fredde. L'ha fatto in Qatar e ha sbagliato pagando con la caduta, e qui probabilmente per errore di testa, come dite voi, per errore di pressione psicologica, la strategia che poteva fare era solo quella di attaccare nei primi giri. Ha sbagliato la partenza. Poi volevo fare una considerazione e lanciare anche una provocazione, secondo me. Lanciala. Il manager, si parla tanto di pressione psicologica da parte di Valentino Rossi nei confronti di Lorenzo. Io ho visto che nelle prove ufficiali Lorenzo partiva davanti a Valentino, perché era quinto. E a gara finita, se non avesse avuto la penalità, non so, giustamente come dice Merzario, quanto Lorenzo fosse stato dietro a Valentino, perché se Lorenzo non prendeva la penalità gli finiva davanti. Hai lanciato un tema che è quello che tratteremo. Ultima informazione. Velocissimo, ti prego, vai. Lancio l'ultima provocazione anche. Si parla tanto della incompetenza di Barges. Valentino su questa pista con il nuovo capotecnico ha distrutto una gomma.
perché Valentino ha finito con la gomma davanti distrutta, non vi viene da pensare che la nuova gestione tecnica anche abbia fallito ancora su questa pista? Giusta rilevazione, ne parliamo dopo la pubblicità. Ti ringrazio della telefonata, Silvia. Allora, da casa William ci scrive, secondo me Lorenzo semplicemente non è più in forma, la moto non gli piace più, probabilmente sta cercando un motivo, una scusa per lasciare il box Yamaha verso nuovi lidi. Qualcun altro invece dice, ma la sua dichiarazione sulla falsa partenza non regge proprio, probabilmente serve solo a mascherare, come fece già in passato, altri problemi tecnici. Qualcuno simpaticamente scrive, ma probabilmente pensava di fare ancora la Safety Car come la sta facendo adesso per la Superbike, quindi è partito prima per fare la prepista. Invece qualcun altro dice, Lorenzo come Hamilton nel 2011 dopo il primo mondiale vinto da Vettel, probabilmente durante le prime gare come aveva fatto Vettel aveva cercato di colmare il gap commettendo degli errori colossali, facendosi così battere fino alla fine dell'anno dal compagno di squadra, in questo caso sarebbe Valentino Rossi. C'è ancora da vedere, come diceva giustamente il nostro amico di Lecco. Angelo, ho visto che scuotevi la testa su una delle dichiarazioni. No, beh, io sono convinto che non può essere una partenza falsa voluta. Quindi io sono convinto che lui paga il deficit della moto e sperava di indovinare la partenza, cioè lui era convinto di indovinare la partenza. E quando si accorge che parte in anticipo, tenta. Cerca di fermarsi, ma poi. Ormai è fatto. E capite che se fosse stato voluta, andava e basta. Non fa quel tentativo, certo. Lì. Quindi lì reagisce subito capendo di aver sbagliato. Però è intrigante la teoria di quando Ferrari. Devo andare in pubblicità, poi torno, ne parliamo. Io credo nella teoria di Ferrari, infatti. Sì, però da quel punto di vista lì è un movimento mentale che praticamente non trova nessun favore, perché indovinare di prendersi il verde dietro una partenza è quasi però impossibile. Però se fosse stato preintenzionale... Cioè, anzi... Perché domani con il mondo che c'è vanno da Lorenzo, poi dice il dottor Costa, che stasera ha speso delle parole meravigliose per Lorenzo, ha detto che sei paranoico, quindi lui però mi telefona e mi dice guarda dottore, non sei più il mio dottore o quello che pensavo di te. Se era premeditato quel momento lì, paranoico vuol lì... dire pensare di beccare il verde in partenza in quella maniera lì è impossibile, quindi è una paranoia, cioè paranoia vuol dire un qualcosa vicino a quello che è l'intelletto. Vi chiedo scusa, vi devo interrompere, poi rientro, sentiamo Marquez, l'ingegnere Dall'Igna, poi andremo a parlare anche di Ferrari, per cui restate con noi, c'è ancora moltissimo di cui dobbiamo parlarvi, tra un minuto. Buongiorno, posso servirle qualcosa di caldo? Sì, grazie, anche se in realtà con questa stufa qui si sta benissimo. Sì, queste stufe a pellet sono fantastiche, ma è un impegno tenerle pulite. Ah no, io ne ho una identica a casa mia, ma ho risolto qualsiasi problema con Diavolina Spazzacamino Pellet. Ma come funziona? In maniera molto semplice. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Mi sembra proprio un'ottima soluzione. Eh sì, d'altronde con i prodotti Diavolina è tutto più veloce, semplice e sicuro. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Prova anche Diavolina Spazzacamino, utile per la rimozione della fuliggine e la pulizia di canne fumarie di camini, stufe tradizionali e cucine economiche. Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford, ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato, tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504, in Viale Gramsci 757, a Sesto San Giovanni. Il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Salve, siete benvenuti alla Mondoflex. Finalmente è arrivata la bella stagione e se dormire è importante, riposare bene è indispensabile. La soluzione c'è
alla Mondoflex tante novità, stiamo distribuendo questo volantino con reti e materassi a prezzi veramente interessanti. Vi faccio un esempio: rete con alzata motore a 5 snodi a soli 390 euro. Oppure questa comodissima rete con un materasso in EcoCell analergico ed ergonomico a soli 580 euro. Con in pagamento rateali senza interessi, ma con l'arrivo della bella stagione si ha voglia anche di rinnovare la casa. Poltrone, divani, letti, tessili in ferro battuto delle migliori marche. Venite nei nostri negozi oppure visitate il nostro sito. Vi renderete conto dell'alta qualità dei nostri prodotti. Ora vi saluto, ma vi aspetto. La tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Baby, I stand. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto. A 16.900 euro. Oggi anche GP Altec. Allora, devo... messaggi qua interni, arriva su Facebook l'ira, no? la stizza dell'amico di Avellino, come si chiama? Leonardo, come sì, si chiama? Iodice. Arrabbiato, avete fatto una brutta figura non facendomi fare la domanda. In realtà non hai fatto una domanda, hai aggredito una persona, ti abbiamo detto liberissimo di esprimere la tua opinione, che non è condivisa perlomeno da me e da Stefano sicuramente, però insomma i toni non erano assolutamente quelli di questa trasmissione. Assolutamente. Sì, Stefano? Che lui per primo ha attaccato una persona ingiustamente, non conoscendola, non sapendo che cosa ha fatto. Non può uno dire che Domenicali è un perdente. Secondo me è una cosa giusto, assurda. Giusto. Allora, pigliamo subito un'altra telefonata, poi vi faccio sentire Marquez e poi parliamo anche di lui, di Valentino. Bella quella domanda dell'amico di Lecco di prima, perché il tema della gomma che si è consumata ci riporta al tecnico, al cambio di tecnico voluto da Valentino. Sentiamo la telefonata. Pronto, come ti chiami? Sono Rey da Mezzo. Una domanda per Giovanni Senardi. Vorrei sapere, non è che Lorenzo sta facendo tutto questo per andare in HRC? Ok, non ho capito perché era la domanda. Ok, grazie mille. Ma io non lo so, io cioè, non credo che uno... Non lo so, io non sono d'accordo nemmeno con la teoria di Virginio che uno fa apposta ad andare male, va male per andare in HRC. Boh, non lo so, cioè, Lorenzo comunque... Vuol dire, adesso, indipendentemente dai primi due Gran Premi, è un fenomeno, vuol dire, è un fenomeno assoluto, non è che lo deve dimostrare adesso con queste gare, è un fenomeno che ha sbagliato due gare e secondo me gli sbagli sono più eclatanti perché lui è un fenomeno, vuol dire, se sbaglio io dicono vabbè, ha sbagliato Zamagni, è una pippa, ma Lorenzo è un fenomeno assoluto, quindi il giudizio su Lorenzo non cambia con queste due gare. La Honda, una battuta Nakamoto l'ha fatta, io lo prenderei volentieri Lorenzo, ma chi non lo prenderebbe? Dopo Marquez è forse il pilota più forte che c'è in questo momento, quindi io non credo che uno fa una falsa partenza per andare all'HRC. All'HRC ci può andare se la Honda decide di dargli dei soldi che merita. Sento Cazzaniga, poi andiamo a sentire Marquez. Il Vespaio l'hai sollevato tu, il Vespaio, appunto dicendo che Lorenzo non sta andando. Però ma tu, che vivi momento... ma tu che vivi il mondiale lo vivi meglio di tutti noi, cioè non pensi che sia il vero problema di Lorenzo sia veramente il ventenne che è arrivato già, sai, questo considera da, io... che un anno fa via Stoner praticamente questo c'era io... davanti un futuro io questo tranquillo, lo spiego cioè, da tempo. Per qualche anno di punto in bianco salta fuori il ragazzino che ti si presenta lì e ti mette sotto una storrelata, non credo che il problema sia Valentino.
Lorenzo e Valentino non sa neanche chi è, ce ne frega niente, lo sa perfettamente come, no, io questo lo quando e come vuole. Io dico che Marquez ha dato molto più fastidio a Lorenzo di quanto non abbia fatto in passato Valentino Rossi. Questo vuol sentire dire a livello psicologico parlo, non a livello di risultati. No, no, Zemagni, però ricordo che nella mente contorta di ogni pilota, quando cominciano a esserci dei dissapori in seno alla propria squadra, è capace di far di quelle cose che neanche ve lo immaginate. E ti sto parlando del pilota, voi non avete mai fatto un pilota, non potete sapere. Ma io per credimi, cantare. Un pilota quando decide, per giusto o sbagliato, lo sa solo lui e la squadra, fa di quelle pugnette che neanche ve lo immaginate, ma nemmeno lontanamente vi immaginate cosa un pilota è capace di fare. Come in controverso, di controverso, quando un pilota vuole esprimere il massimo, anche delle volte con una io parlo di macchine, ma penso che anche la moto sia pressoché analoga, anche qualora il mezzo meccanico, che è forse la definizione più giusta, non è all'altezza, fa delle prestazioni, il pilota se nella sua mente gli serve, che nemmeno ve lo immaginate, credete. Sì, per cui tutto è possibile. Ma non cambia noi, giudizio, adesso cioè, noi si sta facendo un discorso da bar, che è giusto che sia da bar, per quanto riguarda gli atteggiamenti dei piloti, che essi siano da motocicletta o di automobile, ma solo nella testa di un pilota loro sanno la realtà, il perché, e come sono le cose davvero. Credetemi. Una domanda, sì, Angelo, e poi piloti. Sentiamo Umberto Androletti. Cioè, nel momento in cui lui viene penalizzato, la reazione di Lorenzo è naturale? Dipende cosa gli passava piloti. Lui in testa. E questo vorrei capire da voi piloti quella reazione, che non c'è reazione. Allora, se la cosa, c'è reazione. Se la cosa è voluta o in parte è stata voluta per altri motivi. Premeditata, lui, diciamo. Lui non ha bisogno di giustificarsi con se stesso, anzi, probabilmente ha dimostrato a se stesso che quello che aveva intenzione di fare l'ha fatto, e magari il prossimo Gran Premio è capace invece di vincerlo, hai capito? Fare una prestazione eccezionale. No, scusate, perché come me dei piloti hanno provato, e te lo dico io, perdere delle gare per far dispetto alla squadra. Pensa, e perdere. Questo potrebbe essere un caso analogo. Zamma? No, io dico che quello che Lorenzo, sono io. Che quello che Lorenzo ha fatto dopo la paranoia della partenza, come l'ha chiamata bene il dottor Costa, sì, invece secondo me è stato quell'attimo lì, sì, quell'attimo lì, solo in quell'attimo, esatto. Pensare di prendere il verde sul rosso, dopo è quasi lui invece è stato lucidissimo, sei vicino a Lucia, dopo, scusate, è stato dopo solo lui un è attimo stato lucidissimo, probabilmente era già pago di quello che aveva in mente ha lui. Avuto l'incertezza naturale dell'anticipo della partenza che fanno tutti, dopo lui non ha avuto bisogno di comunicazione, niente, lui ha tirato più che poteva per guadagnare il più possibile, è rientrata in box prima ancora che glielo dicesse, è chiaro che ha sbagliato talmente tanto che dici è chiaro che mi penalizzano, però lui dall'attimo dopo l'anticipo della partenza è stato lucidissimo, a mio modo di vedere. È ritornato lucidissimo e geniale, ha avuto solo quell'umana esigenza di prendersi il verde in partenza per andare davanti probabilmente per cercare di fare una grande gara. Umberto, esatto. Androletti, però prendersi parte da un presupposto quasi impossibile, e quindi non era perfettamente lucido, certo, in questa decisione, certo. Perché è impossibile prendere tutto quello che lui ha pensato, ha era perfetto, infatti è rimasto perfetto per tutto l'insieme, era entrato prima di prendere la segnalazione dai box, è entrato, certo, tutti pensavano, qualcuno ha anche detto adesso si ritira eccetera, invece no, ha continuato, e credo che i suoi tempi erano tempi di tutto rilievo. Non velocissimo, però un'analisi è impossibile che prendesse il verde, cioè minimo doveva aspettare i 2 secondi, perciò è successo un qualcosa che probabilmente nelle procedure scaramantiche o anche matematiche che hanno i piloti si per spararsi si è allontanato la gara, da un buon senso, esatto, diciamo. E deve essere successo qualcosa che ha fatto deviare queste procedure che i piloti quando arrivano con tutti gli interruttori, procedure di partenza, quella visiera, lui se l'è tolta tardissimo, il direttore gara stava già andando via dalla pista, Franco, e lui se l'è tolta, probabilmente ha fatto saltare nulla toglie che Lorenzo è un grande campione, che probabilmente la prossima gara, con una serie di concomitanze sfavorevoli a lui, la caduta in Qatar, questo
gaffe. Non penso che ci sia la malafede di partire prima, come ha detto Virgilio, perché da tutta questa storia non ha tratto assolutamente, certo, nessun vantaggio, anzi si è sputtanato. Stefano, velocissimo. Nell'intervista, in effetti, Lorenzo prima ha detto: ho pensato delle cose durante la partenza a cui non avrei dovuto pensare. E lì probabilmente si è fatto distrarre. Comunque sì, indubbiamente dal punto di vista psicologico non penso che lui sia al top in questo momento, e un po' deriva dal fatto di un Valentino che in effetti è nettamente più forte rispetto all'anno scorso, sia a livello di preparazione atletica che psicologica. Infatti, sì, ti metti nei dintorni della lucidità obiettiva perfetta, quindi infatti, in greco paranoia vuol dire essere nei dintorni della tua mente che hai normalmente, quindi in quell'attimo c'è stato solo questo attimo. Mettersi ai dintorni di Lorenzo, e poi dopo Lorenzo è ritornato esattamente quello che era, ecco, il mio perdono e con tutto l'amore che gli ho dato in tutte queste critiche, ma in questi peccati, certo, io penso che lui si riscatterà al prossimo Gran Premio. Poi ha subito un po' lo perché smacco, l'ho riconsegnato alla sua grandezza. Poi ha subito un po' lo smacco della Yamaha di Espargaró, che come Open andava da far paura, poi Espargaró spagnolo, quindi lui l'ha accusato. Marquez l'anno scorso ha vinto il mondiale, lui quest'anno sapeva già di avere una moto inferiore, Valentino va più forte, si trova bene con la gomma, lui non si trova bene, è tutta una conseguenza di cose che comunque alla fine psicologicamente ti rendono debole. Ma non è vero che è andato più forte Valentino. Se più aggiungiamo quello che ha detto... Andava più forte Valentino. E comunque Valentino della gomma non si è mai gli dava recuperato 20 e passa secondi, ma non c'è mai vista la gomma di Valentino. Però ma qui ci ricolleghiamo alle risposte, non è mica colpa del Lorenzo. Ascoltatemi quando parlo, stavo parlando dei test invernali. Nei test invernali Valentino bene o male è sempre andato più forte, non si è mai lamentato della gomma, e anzi ha sempre detto: mi trovo bene. Mentre questa qua ha detto che c'hai mandato non nei test invernali, ma anche Vettel allora nei test invernali è sempre stato dietro. Se aggiungiamo tutto questo, quello che ha detto prima Zavagni della dichiarazione del padre, che dice: questo inverno ha pensato troppo ai suoi affari piuttosto che ad allenarsi, ci sta tantissimo, perché psicologicamente se tu non ti alleni con una determinata costanza fai, scusate il termine, delle cagate mondiali. Io mi ricordo quando, no è vero, perché il discorso del semaforo è molto molto rilevante, perché io mi ricordo benissimo che quando andavo dal Ceccarelli quando vado dal Ceccarelli e ci allena Formula Medicine a Viareggio, che prepara i piloti, certo, e lui ci, allena, lui ci fa fare allenamento con degli esercizi di riflessi, no? Quando tu poi torni a distanza di tempo, quando tu magari li fai per una settimana e hai una costanza, diventi quasi un robot, no? Una macchina, martelli in un modo allucinante, e ti fa fare degli esercizi con dei colori e delle forme, tu devi digitare praticamente ogni volta che ti esce la stessa forma, lo stesso colore, clicchi col tasto sinistro e l'altro clicchi col tasto destro. Si chiama campo visivo. Ok, no, il campo visivo è un'altra cosa. E, però poi ti rendi conto che quando torni a distanza di tempo e non l'hai più fatto, non sei più quello che eri prima. E in effetti l'allenamento potrebbe averlo tradito. Claudio, ti chiedo velocissimo perché sono in ritardissimo. Sì, faccio presto. Sì. C'è un grande scrittore che ha fatto anche dei bellissimi film, che andò dallo psicanalista e gli disse: curami tutto fuorché la mia paranoia. Vi spiego perché. Perché adesso, mettiamo che nel momento che Lorenzo parte con quella determinazione che si è partito, gli andava dietro il verde, cosa staremmo dicendo noi adesso? Fenomeno. Che è un fenomeno. Che è un fenomeno. Cioè lui praticamente nella normalità si è sentito che era battuto nella normalità, quindi è andato paranormalità, quindi quello che ho chiamato io paranoia. Paranoia può essere un qualcosa che ti dà una cosa per fare una genialità incredibile. No, e quindi da questo punto di vista, metti, fa un esempio. È una genialità incredibile. Posso, senti, Claudio? Però vogliamo. Vedi questo, nel momento che parte, gli va dietro il verde, fa una gara bellissima. Adesso cosa staremo parlando? Cioè, cosa vuol dire? Che questo grande genio letterato che ha fatto anche il copione di film che sono stati famosissimi, quando dice allo psicanalista non toccare la paranoia, perché la paranoia in certi momenti è la soluzione da delle situazioni perdenti. Ora io a Lorenzo gli ho dato il perdono per rifarlo, per farlo ritornare come immagine la bellezza, la perfezione dell'anno scorso, perché spero che sia così in Argentina.
Ma quella cosa che lui ha fatto non è una cosa, come dice lui, cavolata, tradimento, sbaglio, errore, eccetera. Ma io non... È stata qualcosa che la mente l'ha stimolato a uscire dalla mente di buon senso per vedere di indovinare una cosa che nessuno avrebbe mai fatto. L'hai detto tradimento? No, l'hai detto tradimento. Ha ragione Claudio. L'hai detto? Vado in pubblicità. Ti tradisco, vado in pubblicità. No. Pubblicità, Pasqua. Il problema è... Vai, Pasqua, tanto non ci interessa sentirlo. Mauro Valli, onoratissimo ospite di Griglia di Partenza, per farvi vedere e trovare due moto ad ogni puntata. Come sapete, Valli non è solamente automobili americane, ma anche moto speciali. Costruiamo trike, li modifichiamo, abbiamo moto custom importate, moto custom costruite. Ogni genere, ogni qualunque due ruote, made in USA e anche a casa nostra, incluse le Harley Davidson ufficiali quando diventano usate. Le sono infinite, ve lo dimostriamo ogni settimana nel nostro programma che è Ruote Americane, e la panoramica sarà a 360 gradi per farvi vedere anche quest'anno chi siamo e cosa facciamo. Per tutte le informazioni dovete visitare il sito vallistore.com, pagina Facebook Vallistore Ruote Americane, troverete tutte le informazioni e tutti i nostri contatti, non stancatevi di chiamarci. You ready? Air Action Pegasol Extreme! La tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Nuovo Opel Mokka 2014, completo di tutto, a 16.900 euro. Oggi anche GP Altec. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendi Fuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Bentornati, sono Oscar Magni, responsabile del gruppo Venus S.p.A. Voglio illustrarvi oggi alcune nostre offerte. Classe B 180 CDI Executive, veicolo con cambio manuale, chilometri 3.000, a un prezzo di 20.000 euro. Vi aspetto tutti numerosi. Voglio ricordarvi che se venite a nome di Griglia di Partenza, vi omaggiamo le spese di trapasso e garantiamo tutti i veicoli fino a 36 mesi. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale, con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzinuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Ti sei mai chiesto qual è il valore di un'emozione? Jaguar XF. Tutta l'emozione Jaguar al prezzo di un'auto. Tua da 40.850 euro. Scoprila da Jaguar Monza, potrai acquistarla pagandola con 36 rate mensili da 385,50 euro, anticipo del valore di 15.000 euro e maxi rata finale. Jaguar XF da Jaguar Monza, puoi. Mi spiace che non siate qua in studio con noi, gli amici dello Zanzara Team e del Vai Piano Che Ho Paura possono testimoniare che Ferrari e il dottor Costa si sono picchiati per tutta la pubblicità. È stato un duello durissimo, ha vinto Costa. Beh, c'avevi dei dubbi?
Ha vinto come? Io avevo risposto così bene con la mia filosofia. Invece lui ha voluto, perché è un inzigliato. Gli abbiamo rovinato la reputazione. Come gli altri a discutere com'era la partenza. Lui vuole trascinare sul suo bieco terreno. Per Claudio tutti i piloti sono scarrafoni suoi, sono tutti belli. Anche perché lei sei con questa giacchina qui di velluto così interno. No, ma perché la tua verde? Posso? Hai ragione. Posso? Posso? Vai. Allora. E la sua buona telefonata. Facciamoci, Claudio, facciamoci. Però, bello asciutto perché sono in ritardo. Oh. Facciamoci il giro di che cosa? Per di schieramento alla partenza. Ma sai che stiamo facendo? Tutti i piloti. Sono due ore che parliamo di sta roba. Ma siamo imbarazzati, abbiamo un sacco di argomenti. Ma posso? Posso? Capito, ma due ore per sta roba qui da partenza l'abbiamo esaurita. Adesso andiamo avanti tutta la... Parliamo di Formula 1, dai. Dai, che mi sono picchiato per lui. Di Lorenzo. Sentiamo la telefonata, è più interessante di questa... Bah, due ore che parliamo di sta roba. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera, come si chiama? Vincenzo, chiamo dalle Cascine. Da? Ok. Dalle Cascine. Le Cascine. Cascine di Musi. Ok. Sì. Dica. No, scusa, io volevo dire di Lorenzo riguardo alla partenza, no? Porca miseria, ma tutti vogliono finire sta roba. Non pensavo che ci fosse così tanta attenzione per questo. Va bene, vai. No, sì, no, sì, il discorso è questo. No. Cioè, noi ci dobbiamo mettere un po' nei panni di Lorenzo, no? Cioè, si vede questo ragazzino praticamente che con una moto, con le solite gomme, riesce ad andare meglio, e lui praticamente con una Yamaha che l'anno scorso, cioè voglio dire, bene o male andava benissimo, quest'anno non gli va. Mi sembra di rivedere un po' la storia di Valentino Costone nel 2007, quando lui aveva le Michelin e Valentino praticamente aveva queste Michelin che non andavano, le Stone e con le Bridgestone che andavano. Ora io dico una cosa, no? Mettiamoci un po' nella testa di questo Lorenzo, cioè, e lui cerca in tutte le maniere di sopraffare questo mito di Marquez, però purtroppo, cioè, la realtà è un'altra, la realtà è che Marquez purtroppo è su un altro pianeta, c'ha un modo di guidare diverso, c'ha un modo di concepire la moto diverso. Quindi, cioè, voglio dire, lui in un momento lì, anche nella partenza, bisognerebbe essere stato nel cervello di questo Lorenzo e capire cos'è che è successo. Giusto. Comunque io dico solo una cosa, sì. Cioè, ma perché non rimettono, cioè, di nuovo la competizione nelle gomme in modo e maniera che ogni pilota ha modo di scegliere la gomma che gli vuole essere più congeniale alla sua moto. Va bene. Cioè, questa monogomma. Recepito. In sostanza, voglio dire, non è che faccia granché, ecco. Va bene, ti ringraziamo molto, grazie, un saluto a tutta la Toscana. Sentiamo Marquez, visto che l'ha chiamato in causa il nostro amico di Firenze, sentiamo Marquez e poi ci fermiamo, torniamo subito, però state lì. Fa quello che vuole, tanto che il suo unico avversario sembra essere l'eccessiva sicurezza, come si è visto bene all'ultima curva, quando Marc Marquez ha rischiato di stendersi mentre stava già festeggiando la seconda vittoria consecutiva. Un pilota assolutamente straordinario che si potrebbe sintetizzare così: ha l'intelligenza di Valentino Rossi, il talento smisurato di Casey Stoner e la determinazione di Jorge Lorenzo. Come dire che è imbattibile, o quasi. Allora ecco la provocazione. Marquez può vincere tutti i Gran Premi da qui alla fine della stagione? Sì, anche se naturalmente è tutt'altro che semplice, ma se c'è uno al mondo che può realizzare un'impresa tanto eclatante è proprio il fenomeno spagnolo, assecondato da una Honda super competitiva, decisamente superiore alla Yamaha. Ma tra i suoi avversari chi lo può infastidire di più? Verrebbe da dire Dani Pedrosa, che può contare su una moto identica. Ma Dani, purtroppo, ancora una volta ha dimostrato di non essere all'altezza del compagno di squadra. D'accordo, Marc ad Austin era il super favorito, ma si pensava che Pedrosa riuscisse quantomeno a dargli fastidio, un po' come aveva fatto nel 2013. Niente di tutto questo. Dani ha tenuto botta per un paio di giri, poi si è arreso all'evidenza. In Argentina, pista nuova per tutti, Marquez parte nuovamente avvantaggiato, ma ai Reds Pedrosa dovrà batterlo a tutti i costi. Se non ci riuscirà nemmeno lì, difficilmente lo farà da altre parti. Poi c'è Jorge Lorenzo, che nella passata stagione ha conteso il titolo a Marquez fino all'ultima gara, dimostrando una forza straordinaria. Ma oggi Lorenzo è un pilota irriconoscibile, completamente in crisi, già staccato di 44 punti da Marquez per due sbagli in due gare difficili da giustificare.
Insomma, Jorge ha le qualità per stare davanti al connazionale, ma per riuscirci deve superare il momento più difficile della sua carriera. Così, alla fine, il più accreditato per impedire a Marquez un clamoroso dominio totale è proprio Valentino Rossi, veloce e competitivo anche ad Austin, dove l'anno scorso aveva faticato moltissimo. Ma questo Valentino sembra quello di qualche anno fa, non quello opaco del 2013, e nelle piste più congeniali a lui e alla Yamaha potrà dare parecchio fastidio al giovane rivale. Speriamo sia così, soprattutto per lo spettacolo. È il grande successo commerciale del 2014. Pensate che in tutta Europa oltre 200.000 automobilisti l'hanno scelta come la loro compagna di avventure. Opel Mokka è un SUV dall'animo urbano, grintoso, elegante, spazioso ma maneggevole. I tratti scolpiti ed eleganti del profilo di Opel Mokka trasmettono immediatamente grinta ed energia. Il suo carattere sportivo è sottolineato dalle linee della carrozzeria muscolose ed atletiche, ravvivate dal tipico motivo a lama Opel sulla fiancata che sale verso il posteriore, integrando il lunotto e il portellone. Su Mokka tutto è stato studiato nel dettaglio, dai retrovisori esterni caratterizzati da dimensioni generose e forme armoniose, alle barre longitudinali sul tetto che grazie a una geniale soluzione stilistica contribuiscono all'aspetto elegante e attuale dell'esterno, pur mantenendo il suo spiccato carattere da sport utility. Opel Mokka è lunga 4,27 m, alta 1,65 m e larga 1,80 m. Per questo il suo terreno ideale è la città ma anche il tratto autostradale. Accogliente e confortevole, Mokka è un'auto che si sente e fa sentire chi siede a bordo perfettamente a suo agio in qualunque situazione. L'anima di una grande auto in un corpo compatto. Mokka ha interni accoglienti luminosi arredati con gusto e eleganza per offrire il massimo comfort a guidatore e passeggeri. La qualità si percepisce a vista e al tatto in ogni dettaglio. La strumentazione è chiara, di immediata lettura. Il cruscotto avvolgente riprende i tratti caratteristici del nuovo linguaggio stilistico Opel, aumentando la sensazione di spaziosità dell'intero abitacolo. Tutto è comodo da raggiungere, facile da utilizzare, pensato per rispondere a ogni esigenza. Grande spazio anche alla versatilità di Mokka che, nonostante le dimensioni da city car, può ospitare fino a 5 passeggeri adulti. E l'infotainment a bordo è incredibile. Grazie al sistema Navi 950 è dotato di un display 7 pollici a colori con visione aerea tridimensionale e controlli al volante. Il suono è sempre cristallino e pulito e potrai sempre connettere periferiche esterne via AUX in o USB. L'IntelliLink è già configurato per far interagire le app del tuo smartphone con il sistema di infotainment, mentre il software preinstallato Grace Note riconosce e gestisce i tuoi file. Opel Mokka è disponibile con motorizzazioni benzina GP o turbo diesel a 2 o 4 ruote motrici in 3 diversi allestimenti: Mokka, Mokka Ego e Mokka Cosmo. I prezzi? Beh, sedetevi e tenetevi forte ai braccioli della poltrona, perché i concessionari Opel della Lombardia vi offrono solo per questo mese Opel Mokka a 16.900 euro. Avete capito bene, 16.900 euro, ma non una versione base senza accessori, no. Cerchi in lega da 18 pollici, USB, Bluetooth, cruise control e computer di bordo. Cosa aspettate? Affrettatevi, correte nei concessionari Opel della Lombardia. Opel Mokka è la vostra prossima macchina. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Allora bambini, oggi interrogo tabelline. 3x3. Ma Fassina! Ma come Fassina? E tu 3x3? Ma Fassina, maestro! Ma maestro Franco, anche i bambini lo sanno, da Fassina è iniziata la grande operazione Fassina 3x3. Cambi la tua vecchia auto per una nuova pagando piccole rate e dopo 3 anni decidi se riscattarla oppure se rifinanziare la quota rimanente o se restituirla a Fassina e acquistarne un'altra. Semplice, no? Bambini, adesso ho capito! 3x3 fa proprio Fassina! Con Fassina non sbagli mai!
una telefonata. Pronto, telefonata. Ciao, come ti chiami? Sono Luciano da Torino. Ciao, vai. Posso dire una cosa? Sì. 40 anni fa, anche di più, c'era il commissario di gara che ti segnalava 3, 4, 2, no? E partivi. Perché invece di mettere semaforo rosso e semaforo verde non continuano, non mettono 10, 9, 8, 7 e vanno avanti fin quando uno ha la percezione del momento giusto per la partenza. Sì, sì, è un'idea, chiaro, cambia. No, un'idea è una cosa vecchia, cioè sta già sì. 40 anni fa. Non capisco perché ora con le tecnologie si deve fare. Vabbè, è rosso un semaforo, verde che è un semaforo. Un inganno. Ma sì, mettiamo non, giallo. Sì, sì. Dai. Va bene. Ok, grazie mille, grazie per la tua telefonata. Angelo, Lorenzo, cosa? La colpa è del semaforo, non di Lorenzo. Esatto, è la tecnologia nemica, no, dello sport e dell'umanità, dello sviluppo. Va bene. Silvia, una mail o no? Sì, allora da casa chiedono, per favore, la smettiamo di parlare di Lorenzo. Bellissima mail, grazie mille, grazie Silvia. Allora, Virginio, no. Ci sono le zanzare che vogliono parlare. Adesso devi andare su da loro. Virgi, volevi parlare di Marquez, però non dobbiamo dimenticare, Nando, la telefonata della Nicola Di Lecco che diceva, perché quello è un tema, è giusto, diceva, dite che Valentino va molto più forte di Lorenzo. E il cambio del tecnico, Valentino ha rovinato la gomma, Lorenzo non l'ha rovinata. Allora? Giustamente Zan diceva, speriamo che sia così, cioè speriamo che Valentino quest'anno veramente possa essere l'alternativa, speriamo, ma tu sei convinto? Se le vince tutte. Ma tu sei convinto che possa essere l'alternativa? Sì, cioè, fino adesso Valentino ha dimostrato di essere un altro Valentino rispetto a quello dell'anno scorso, ma decisamente più forte, secondo me. Zam, ma come, come rispondi all'amico di Lecco sul discorso della gomma? Ascolta, lì è un problema, purtroppo non so se abbiamo le foto della gomma, non credo. Abbiamo una gomma positiva. Cioè, è veramente devastata, no? Allora, lì la Bridgestone dice non c'è stato nessun problema tecnico da parte nostra, quindi questo lo sanno solo loro, però... Io dico questo, allora, indipendentemente da Galbusera o da Balgis, in 300 Gran Premi che ha fatto Valentino Rossi non ha mai stracciato una gomma, che io mi ricordi. È la prima che io vedo in una maniera però così evidente, aspetta, e soprattutto c'è stato un Gran Premio dove ci sono stati tanti piloti che hanno avuto problemi con la gomma anteriore. A me viene da pensare che sia un problema della gomma, tanti piloti con moto diverse, l'ha avuto Iannone con la Ducati, e per esempio non l'ha avuto Dovizioso, l'ha avuto Valentino Rossi con la Yamaha, l'ha avuto un altro Brad con la Honda, insomma tante fattori differenti, a me fa pensare che sia un problema di gomma, non di Valentino, è... non però Lorenzo non l'ha avuto, questo volevo anche capire, cioè... Lorenzo non l'ha avuta, Lorenzo non l'ha avuta, ha fatto un light through e quindi è andato molto più piano all'inizio, non l'ha avuto per quel motivo lì. Okay. Se non c'è un problema strutturale della gomma, a parte che dopo 8 giri calare così, qualche dubbio te lo lascia. Però se esaminiamo le due cose, Iannone parte a razzo e fa la prima gara con, mettiamo che abbia lo stesso assetto di Dovizioso, consuma di più l'anteriore. Dovizioso venendo su più piano è andato a finire meglio. Questo potrebbe essere anche successo a Lorenzo e non a Valentino. Se non c'è un problema strutturale, cioè Valentino picchia subito per stare dietro a Pedroso, comunque a parte che è partito male, quindi mangia ancora di più la gomma. Poi bisognerebbe vedere, magari Virginio ha visto l'asfalto, magari essendo che mangia molto, la distribuzione dei pesi della moto, ad esempio la Honda, sembra che, anche se la gomma era uguale, la distribuzione dei pesi e l'assetto può essere inciso, ma non penso che la colpa sia di Galbusera. Ok, ma infatti nessuno dà la colpa, capire... siamo fuori. Okay. Volevo solo fare una precisazione. Zamagna ha detto che Lorenzo è andato più lento del Valentino e per quello che non ha rovinato la gomma. A me risulta che Lorenzo abbia perso X secondi ai box. Poi è arrivato solo a 4 secondi da Valentino, vuol dire che è andato più forte del Valentino, per cui Valentino ha consumato di più la gomma. Valentino non poteva più guidare dal nono giro, non poteva più guidare. E lui non l'ha rovinata la gomma, è andato più veloce. Il deterioramento della gomma potrebbe anche influire il peso del pilota e la stazza del pilota. No, non penso. Dici? Vabbè, magari lo approfondiamo. Due parole su Fenati non le diciamo. È andato forte.
Però non si dice niente, non si parla. Cosa? Anche qui su Fenati. Siamo ancora nella MotoGP. Beh, non possiamo dire due parole. No, sì, sì, hai ragione, è andato molto bene. È stata una cosa stupenda, continuiamo a parlare di questa partenza. No, beh, hai ragione. Sentiamo parlando di Valentino, giustamente dice. Sentiamo un attimo la telefonata, pronto? Ciao Franco. Ciao. Sono Lupo, ciao. Ciao Lupo. Senti, siamo sentiti per telefono un po' di tempo fa, non so se ti ricordi, va bene. Ah, sì, sì, ho capito quale Lupo ciao, sei, l'amico del Sergio. Lupo Manaro? Certo. E del Bruno Sacchi. Esatto. Vai Lupo. Vorrei dire solo una cosa, ma io non me la prendo con Zamagni che dice le cavolate, con te che gliela fai dire? Prendi su, portati a casa, Zam. Ma io la bada, sta dicendo una serie di cavolate, ciao Zam. Ciao. Cioè, scusa, tu sei convinto che Valentino è andato più forte di Lorenzo? Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Non ho capito, scusami, sei convinto che Valentino sia andato più forte di Lorenzo? Ne sei convinto? Ma sì, ma dai, cioè, ragazzi, domenica, vabbè, voi dire, ci sono stati degli episodi che hanno condizionato il Gran Premio. La partenza di Lorenzo, che quindi rende impossibile il paragone. Ma Valentino Rossi è andato più forte di Lorenzo. Sì, beh, allora convinto. Scusa, perdonami un attimo. Perdona. Allora il Rai Troop lo possono fare tutti, visto che dopo arrivano a 4 secondi e 5 di Valentino, cioè, giusto? Allora l'ho cercato di spiegare a Merzallio, ma evidentemente. Non l'hai spiegato. Allora non si poteva guidare con la gomma che aveva Valentino, non si poteva guidare con la gomma. Allora perché non parli pure del signor Iannone, che anche lui ha avuto lo stesso problema? Perché non lo dici, scusa. È quello che ho detto, infatti. Iannone l'ha avuto uguale. Se tu vuoi essere coerente con le cose, devi dirle tutte, non devi dire a modo tuo. Non l'ho detto di Iannone. L'hai detto. Hai nominato Iannone? No, non l'hai nominato. Sì, l'ho nominato, l'avevo nominato. Non è nominato Iannone, questo non ti fa. Hai ragione, cosa ti devo dire? Hai ragione. Lupo, lo hai bacchettato, adesso basta. Ti voglio bene io. Si percepisce. Grazie Lupo. Buona serata, per la trasmissione. Grazie Lupo, ciao. Che per fortuna si percepisce che ti vuole bene, perché è proprio questo amore che sta sbocciando, va bene. Allora, ci fermiamo un attimo, non riesco perché voglio parlare di Ferrari domenicali, andare a sentire l'intervista a Pino Allievi di quest'oggi, però c'è l'argomento Ducati, mi piaceva discutere con voi, perché insomma a me questo regolamento non finisce di convincere. Non sono riuscito a gioire per questo podio perché è una roba che secondo me è lontana mille anni dalla realtà sportiva, però è una mia interpretazione, voglio bene a Ducati. Zam non è d'accordo, per questo mi sarebbe piaciuto parlarne con te e magari col tuo amico Lupo, che magari ci richiama. Ne parleremo martedì sera, vi ricordo saremo in onda martedì sera in diretta dalle 20:30, se volete anche venire qua in studio. Adesso mi fermo, al rientro sentiamo Pino Allievi, poi parliamo di Formula 1, di Ferrari. Carolina, non ti ho ancora sentito. Stavi andando a fumare, no? A fumare, ho in mano il telefono. Ma cosa ne pensi? Valentina, no, partenza? No, volevo dire che non vedo l'ora di domenica io. Che c'è la prima gara delle Legends a Castelletto. Sì. Corri? No, vengo con te. Corriamo insieme? Sì. In due? Finalmente, non dovevamo fare mille gare, ne abbiamo fatto anche mezza. Possiamo correre insieme? Devi chiedere a lui, chiedilo a me. No, ma forte. Ma dove? Perché a Castelletto di Brandura. Perché vi vogliono venire a vedere. Certo che vengono tutti. Quindi venite sul mio territorio pavese. Andiamo a fare un po' di casino. Andiamo a parlare di Ciocca. Così ti piace l'idea? Non si può fare. No, va bene. Aspettiamo un mesetto. Non lo faremo mai. Anzi, va veloce lei. Per cui va bene. Allora, ci fermiamo un attimo. Poi Pino Allievi dalla Cina, Shanghai. Torniamo subito. Diavolina Pellet Spazza Camino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazza Camino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni.
Ducati Monza, un grande showroom di 250 metri quadri ed un'area assistenza e ricambi di oltre 500 metri quadri a Monza in Viale Sicilia 102, tutto dedicato alle rosse di Borgo Panigale. Ducati Monza si propone di vivere il mondo Ducati insieme a tutti gli appassionati e, perché no, dare la possibilità a chi ancora non la conosce di avvicinarsi a questo mondo e di apprezzare tutta la sua qualità e sportività. Ducati Monza offre test ride, rimessaggio, noleggio, tagliandi, assistenza, revisioni, finanziamenti leasing e abbigliamento e accessori. Ducati Monza, Viale Sicilia 102 Monza e sul web ducatimonza.it. Parco della preistoria, un appassionante salto nel tempo, un viaggio lungo 4 miliardi di anni per scoprire dinosauri, tirannosauri, mammut, uomini delle caverne, tutti a grandezza naturale e ambientati in un fantastico parco secolare. Venite a scoprire un mondo che sembrerà fantastico, un mondo che vi saprà divertire e arricchire. Il piacere di una giornata immersi nel verde con comode attrezzate aree picnic, bar e un interessantissimo museo. Parco della Preistoria, a Rivolta d'Adda, via Ponte Vecchio 21. Arredi Metal Mark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili, vendita promozionale con sconti fino al 70%, le migliori marche al prezzo di fabbrica, prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile, incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo, questa è la nostra forza. La tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Baby, I stand. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto. A 16.900 euro. Oggi anche GP Altec. Dottor Costa era qua, scappano a mangiare le patatine. Allora Silvia, leggimi quella mail che poi vai dallo Zanzara team e poi andiamo a sentire l'intervista a Pino Allievi. Sì, allora a casa da Franco ci scrive Massimo e chiede: ma come mai non commentate la telecronaca che è stata fatta a Sky? Era abbastanza orribile. Anche lì sono opinioni, però i numeri dai, non mi fate che poi la do su e io poi è un casino. E si commenta da solo, no? La delusione è Capirossi, comunque, io lo dico, mentre Biagi, bravissimo, lui è, non so se Zan l'hai sentito? No. Non sentirlo che è meglio. Anzi, guarda, saluto Loris, digli che era meglio che faceva il politico e basta. Il politico della Dorna, dico, In effetti da qua, in effetti criticare è sempre molto facile. No, però, è vero, però non è il suo lavoro. Però a me una cosa che mi ha stupito è: come fai a non renderti conto nel momento in cui, comunque lì avranno penso tutto l'occorrente per poterlo fare, c'è un Valentino che inizia a perdere un modo allucinante e nessuno dei due se ne accorge. È diverso. Lui ha detto: ah, Valentino va a fare il podio, l'ha detto al terzo giro, quando ha cominciato a capire che aveva problemi ha cominciato a dire: vedete che si ritira. No, l'ha capito molto bene, guarda, fidati. Va bene, Silvia, invece dovevi andare dallo Zanzara team. Sì, arrivo subito. Sì, è lì che che fai. Che casino che hanno fatto queste zanzare, Franco. Gli ho chiesto se possono venire tutti i giovedì a fare questa ola. Bellissimo, li vogliamo. Da chi vado? Dal presidente? Vai, presidente. Sì, non allungare le mani, però, che ho visto che tac, è lì, è provato. Vai. Niente, noi siamo lo Zanzara team di Bagnatica, in provincia di Bergamo. Siamo un'associazione di 150 iscritti e noi cosa facciamo come nostro fulcro principale? No, non sono legale. Dillo con parole tue. Sì, no, noi ci troviamo, siamo amanti dei ciao, Piaggio, e facciamo viaggi fuori dalla Lombardia. Abbiamo cominciato da Chioggia, abbiamo fatto le Cinque Terre, siamo andati a Coriano, siamo andati a Maranello e quest'anno facciamo il giro dei Colli Piacentini.
bellissimo. Cioè rompete le palle a mezza Italia. Sì, per bravissimo, Italia. Bravissimo. Questo è il concetto e ci piace. Facciamo d'amore, brava. E, quest, e da due anni abbiamo aperto, lo chiamiamo Zanzara Team Corse. Sì, che sono mezzi, questi mezzi che stiamo vedendo. I mezzi che abbiamo portato, due dei nostri mezzi. Bellissimi. E facciamo gare, esibizioni di Ciao Cross. In campi fettucciati. Bellissimo, bellissimo. Dove, quando ne farete una in zona che possiamo venire a vedere? Allora, guarda, eccoli, c'è gli eventi Ciao Cross. Bello, dopo lo incontriamo. Allora, la prossima gara, che la prossima evento che abbiamo, abbiamo l'11 maggio a Castello degli Angeli, cioè presso una cava che ci hanno lasciato il terreno. Poi mi sembra che abbiamo il... C'è un, leggi. Bravo, leggo perché non me le ricordo tutte. Abbiamo Bagnatica, che abbiamo la nostra festa sociale, che sarà il 6 luglio, lì sarà tre giorni di festa e gare. E poi si mangia anche, bravissima. Come si è interessata. Nostra caratteristica, pane e salame, infatti prima di entrare abbiamo fatto pane e salame. Visto, posso confermare. E poi abbiamo un evento grosso che l'abbiamo ad agosto, che come tutti gli anni partecipiamo, l'evento Giosala degli Alpini di Gorle, dove è un evento enduristico. Avete un sito? Dove? Allora noi abbiamo la pagina Facebook e quest'anno Zanzara Team Community. E quest'anno ci ha sponsorizzato naturalmente Polini, per quello che noi siamo qua, la ringraziamo. Ciao Simon, ciao Dennis, a tutta la famiglia Tallinn. E beh, ci dovete far provare, non so se non è che venite qua gratis, cioè non avete capito, io e Cazzaniga abbiamo già domani mattina palestra e poi siamo perfetto, pronti. Perfetto, io vi aspettiamo. No, Merzario è troppo vecchio, vero? Oh. Virginio è tutto rotto, Dante è troppo bello. Però pane e salame è già pronto. Pane e salame è andato bene. Tanto bene. Me l'hanno già dato pane e salame. Bagnatica sono vicino a me comunque. Guarda che non scherziamo, noi veniamo, per cui invitaci, tornare prima del prossimo evento, magari quello di luglio mi sembra che potrebbe andare bene. No, ok. E noi abbiamo tre giorni, poi volevo dire solo una cosa, volevo spendere due parole, che Lilla? Adesso noi siamo più o meno, abbiamo un'età che va dai 60 anni ai 13-14, loro infatti sono le nostre due reclute nuove che si avvicinano al mondo dei motori attraverso proprio il Ciao. Bene, perciò, bene. Forza, complimenti, grazie per essere stati con noi. Allora, facciamo pubblicità o sentiamo Allievi? Pubblicità, no, allora facciamo il giro di pista con Lewis Hamilton, poi rientro e sentiamo Pino Allievi, ok? Se non vi scombussolo troppo, confermato, ok, andiamo. Questo è bello. What's up, I'm Lewis Hamilton and today I'm at the team factory in the top secret simulator, which no one ever gets to see. So today is all about testing for the setup, the fuel usage, the driving style, all those really technical things that we need on the race weekend. This is a Shanghai circuit. So check out this lap. Okay, we're starting the lap here. Turn one just seems to go forever. Into turn two, you can't really see the apex and all of a sudden it kind of appears. Really important the line that you take between one and two. You've got to get a really good exit. So in China I've had some ups and downs, particularly my first year. I went in there with a big lead in my championship. I've kind of lost it there in the gravel on the way into the pits. But generally, every time I go, I'm getting stronger and stronger and faster. It suits my driving style. We have so much power this year, it's trying to get that power down, so you have to short shift all the way up to fourth. Nice and late into turn six. Just kind of carry a lot of speed at the apex, there's always good grip there. Up through the gears again. Today we're holding fifth gear through turn seven and into eight. It's lots of downforce, lots of grip. Into 9 and 10, which is just kind of slow and low grip. Really difficult because it's very high temperatures on the tires, so. I'm braking for turn 11. It's important not to brake too late here because you really need to position the car well for 12 and 13. And 13 just goes on forever. And the car's always moving. 2014, Petronas is using state-of-the-art equipment to monitor degradation of the engine oil during its life and ensure top performance and reliability. You're braking nice and late. There's lots of time to be gained on the brakes there, but also you need to make sure you still get the exit. And to the last corner, you just don't want to lose what you've gained throughout the lap, so you kind of take it a little bit cautious. Not too wide on the exit. And that's the lap. So our work is done here at the factory. Now let's take it to the track.
Amici di Discover Nolan Channel, ben ritrovati nello showroom del Nolan Group. Quest'oggi insieme ai nostri grandi piloti Carlos Cecca e Marco Melandri vi portiamo alla scoperta dell'ultima evoluzione del casco GT Gran Turismo, l'X702 GT. Guardate che integrale! Davvero notevole, 4 misure di calotta esterna e ancora più comfort. Vedete gli interni, completamente rivisitati. Sono stati realizzati con tessuti pregiati e naturalmente sono ammovibili e lavabili. I guanciali, inoltre, hanno una nuova conformazione per essere ancora più comodi. Il Touring Ventilation System con le sue prese d'aria assicura una ventilazione eccezionale, soprattutto nei lunghi tragitti nelle condizioni più estreme di guida. La visiera, rigorosamente double action, con la sua ampia superficie rende possibile una maggiore visuale, anche laterale, aumentando in tal modo la sicurezza attiva, mentre la visierina Pinlock evita l'appannamento del casco. Avete capito ragazzi, l'X702 GT non si fa mancare proprio niente, compreso lo schermo parasole VPS e la predisposizione per il sistema di comunicazione Encom X-Series. Montiamo in sella e ci facciamo un viaggio di prova? Amici, per oggi è tutto dal Discover Nolan Channel, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che tutti i caschi del Nolan Group sono interamente realizzati in Italia e garantiti 5 anni. Tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Baby, I stand. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto. A 16.900 euro. Oggi anche GP Altec. Lo studio dentistico del dottor Ghigo è un centro di protesi dentali altamente specializzato. Propone in offerta una protesi dentale completa superiore e inferiore senza palato a soli 950 euro, con possibilità di pagamenti rateali. Rivolgiti con fiducia allo studio dentistico del dottor Ghigo. Telefona al 334-91-44-442. Ma affrettati, l'offerta è valida solo entro fine mese. Il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Autovilla Ford Partner per Milano Nord vi aspetta nello showroom di Viale Gramsci e nella sede storica di Viale Casiraghi a Sesto San Giovanni. Due grandi esposizioni per ammirare tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Ford, ma da Autovilla troverai anche un vasto parco di autovetture usate ed aziendali di tutte le migliori marche del mercato, tutte garantite e ai migliori prezzi. Da sempre Ford Autovilla è esperienza e serietà. Autovilla in Viale Casiraghi 504, in Viale Gramsci 757, a Sesto San Giovanni. In ritardo come sempre, viaggiamo come... Se dovessero farlo con la Lotti. Viaggiamo come Freccia Rossa, sentiamo la telefonata, poi andiamo a sentire Pino Lievi, parliamo di Formula 1. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, ciao, come ti chiami? Sono Massimo da Milano e spesso sono in trasmissione da voi. Volevo salutare innanzitutto Arturo Merzario che sento ogni tanto. Massimo, vai, vuoi fare anche una domanda, Massimo? Sì, volevo innanzitutto fare i complimenti ad Alte, probabilmente visto che si chiama anche lui Stefano, ha difeso giustamente Domenicali. Grazie. Soprattutto dicendo che tanti appassionati di Formula 1 vorrebbero fare gli appassionati di Formula 1, ma non sanno neanche quali sono le varie, diciamo, mansioni di determinate persone, tra cui anche il direttore sportivo della Ferrari. Anche perché probabilmente Domenicali ha un difetto, come Ciccarone ha scritto in un articolo, di essere una brava persona. Di conseguenza
i team manager così vanno visti come persone cattive, Domenicali risulta una persona per bene, di conseguenza dà un po' fastidio questo suo modo di essere, qualcuno lo vede come un fallito, qualcuno che non vince, come c'è stato appunto il commento di questa persona. Vorrei dire anche a questa persona che Domenicali sicuramente è una persona capace ed è stato anche un grande perché ha saputo tirarsi indietro in un momento molto delicato. Assolutamente. Sicuramente la Ferrari vincerà perché dovrà ancora vincere, ma non vincerà perché Domenicali è andato via, ma perché ci saranno dei cambiamenti all'interno che probabilmente alcune persone all'interno della Ferrari prenderanno anche paura. Visto questa situazione forse si daranno un po' più da fare, perché i veri problemi sono a livello tecnico e a livello diciamo di ingegneri, non certamente dovuti a problemi che, voglio dire, ha creato Domenicali, perciò tanto di cappello di quello che ha fatto. Poi grazie. Certamente ognuno è libero di dire quello che pensa, certo. Però insultare una persona non va assolutamente bene senza neanche sapere cosa fa e chi è. Giusto, giusto Massimo, grazie. Allora sentiamo Pino Allievi da Shanghai, dopo ci ritroviamo e parliamo ancora di Ferrari, sentiremo ancora le vostre opinioni, state con noi. Pino Allievi da Shanghai, ciao Pino, scusa del disturbo innanzitutto, partiamo da Domenicali. Domenicali non è più al muretto dei box, personalmente mi dispiace molto perché lo reputo una bravissima persona per quello che lo conosco, però vorrei il tuo punto e quali risvolti e strascichi ha lasciato in Ferrari il suo addio. Guarda, ti spiego subito, è un addio perché io presumo che non tornerà mai più né alla Ferrari né in Formula 1, anche se mai dire mai, che ha fatto male a tutti perché era ben voluto, era molto popolare nell'ambiente e soprattutto era una persona per bene. Tutti tifavano perché la Ferrari vincesse il campionato del mondo guidata da una persona come lui, quindi lascia un vuoto molto grande, anche se è giovanissimo e può riprendersi, può tornare. Ricordiamoci quello che è successo a Costa cacciato dalla Ferrari, non da Domenicali, che oggi è il numero uno dei tecnici del miracolo Mercedes. Perché l'hanno mandato via o perché se n'è andato? Anzi, se n'è andato, ha dato le dimissioni, ma comunque insomma il rapporto si era guastato. Se n'è andato via perché alla fine i risultati sono quelli che contano nel mondo dello sport e i risultati non erano dalla sua parte. Lui sentiva molto forte la pressione di Montezemolo, molto forte la pressione della Fiat e a un certo punto, ritenendo di aver dato tutto quello che era possibile dare, ha deciso di andarsene perché ha commesso qualche errore, perché tutti quelli che lavorano tanto commettono degli errori. Secondo me lui ha sbagliato nel posizionare gli uomini del suo team, ha sbagliato la formazione della squadra. Io ho scritto sulla Gazzetta che avrebbe dovuto prendersi accanto un uomo di formazione tecnica per scegliere gli uomini che avrebbero dovuto progettare e gestire le macchine in pista. Per me questo è stato il suo vero errore. L'avesse fatto, probabilmente certi personaggi non li avremmo visti, la struttura forse sarebbe stata più snella, ma sono solo mie considerazioni non supportate da nient'altro e soprattutto non supportate dai risultati. La verità è che quando tu nasci dentro un'azienda diventa difficile, quando fai carriera, poi liberarti delle persone che non reputi all'altezza, e Domenicali ha dovuto patire soprattutto questo handicap / vantaggio. Sei stato veramente molto chiaro Pino, ci hai aiutato a capire la situazione, sicuramente molto complessa. Adesso è sostituito da questo, mi si consenta, faccio per ridere, il venditore di auto di lusso, questo manager rampante cresciuto in Ferrari, insomma molto vicino agli ambienti del gruppo immagino, questo Mattiacci, ci dici tu qualcosa? Chi è? Come lo avete accolto voi? Mattiacci io l'ho conosciuto, me l'hanno presentato, gli ho parlato in questi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, quando c'erano i Gran Premi negli Stati Uniti e in Canada. Non posso dire assolutamente di conoscerlo, abuserei del termine amicizia, è solo stata una conoscenza così molto superficiale. In realtà Mattiacci verrà presentato domani alla stampa italiana e alla stampa internazionale attorno alle 5 di pomeriggio, quindi alle 11 italiane, sapremo quindi quali saranno i suoi programmi, anche se io vorrei che non avesse programma ben definito, perché essendo uno completamente a digiuno di corse, completamente a digiuno di gestione di un reparto corse, preferirei che si guardasse intorno prima di fare grossi proclami.
di gente che fa proclami, io ne ho vista fin troppa, soprattutto associata alla Ferrari, gente che poi non ha portato a casa i risultati. Io mi auguro che questo Mattiacci, che ha fama di decisionista, però ha sempre lavorato perché ha questa grossa fama, arriva dalla Ferrari d'America, io non lo so quanti dipendenti abbia la Ferrari d'America, saranno 10-20, quindi non lo so come abbia potuto espletare le sue grosse qualità di manager in un contesto così ristretto. Ovviamente se è stato scelto dalla triade John Elkann, Marchionne e Montezemolo, evidentemente delle qualità indubbiamente deve averle, è un uomo nel quale si ripone la fiducia di un'azienda e la fiducia del reparto corse più prestigioso del mondo. Io mi auguro che lui abbia la pazienza di aspettare, cosa che i decisionisti non sempre hanno, prima di trarre delle deduzioni di quello che vede. È chiaro che non è facile affrontare la realtà Ferrari, perché dove vai a mettere le mani ti scotti. Certo, speriamo che non si scotti anche con due piccioncini come si trova a dover gestire, insomma Alonso e Raikkonen, tutt'altro che due ragazzini ben disposti, per cui saranno veramente dei bei momenti da vedere per voi lì sul circuito. Alonso ha detto oggi che va bene, arriva questo qua nuovo che io non conosco, ma certo cambiando una persona non è che guadagni un secondo a giro. Questo è stato un po' il suo benvenuto. Non male. Raikkonen è stato Raikkonen, ossia ha detto cose terribilmente vaghe, ma quando poi gli hanno chiesto ma dov'è che bisogna intervenire per sistemare questa macchina, ha detto dovunque. Porca miseria. Quindi insomma c'è una situazione abbastanza calda, perché è chiaro che qualunque manovra di Mattiacci dovrà passare sulla testa di Alonso, e Alonso è uno che sa anche dire di no. Raikkonen è un oggetto misterioso, ma è un dotato di forte personalità e soprattutto gli hanno fatto un contratto di un paio d'anni in Ferrari, quindi farà pesare il fatto che lui con la Ferrari ha comunque già conquistato un titolo mondiale. Non sarà facile per questo Mattiacci districarsi, ma io mi auguro che invece trovi anche la strada per gestire il team. Quindi, stiamo parlando di un'azienda di 700 persone, non deve gestire la Fiat. Gli basta un po' di buon senso, un po' di calma e trovare soprattutto le persone oneste a quali far riferimento. Pino, ti lascio poi alla tua cena, ti chiedo solo così, a bruciapelo, io spero di rivedere Domenicali in un team, in un posto che gli compete. Secondo te qual è il posto più plausibile per un suo rientro in Formula 1? Guarda, secondo me il posto più plausibile per un suo rientro nel mondo dell'automobilismo è la direzione dell'autodromo di Monza, che comunque è una cosa che andrà a medio termine verso luglio-agosto. Porterebbe prestigio all'autodromo, è un uomo che conosce molto bene Ecclestone, quindi si tratta di rinnovare l'accordo per il Gran Premio Italia-Monza e uno come Domenicali lo può fare a pieno titolo. Quanto a un ritorno in Formula 1, secondo me, dopo che uno ha assaggiato l'atmosfera Ferrari, o va in Mercedes, se in Mercedes non prenderanno mai un italiano e comunque c'è già Lauda, oppure è meglio che non vada da nessun'altra parte. Benissimo, chi vince tra Rosberg e Hamilton, che hanno già affilato le unghie? Immagino che Rosberg abbia una voglia pazzesca di metterselo dietro a Lewis. Anche secondo me qui io punterei su Rosberg. Va bene, Pino, grazie mille, ti auguriamo buona Pasqua. Grazie molte, un saluto a tutti. Buona Pasqua, ci vediamo martedì, se lo vorrai, siamo in onda martedì sera. Ok, un saluto a tutti voi. Martedì sera ci sono di sicuro. Grazie Pino, buon lavoro, buona Formula 1, grazie. Da Jaguar Monza a scoprire la nuova Jaguar XF Limited Edition, disponibile in soli 40 esemplari. Prezzo d'attacco 40.850 euro per avere questa vettura nella motorizzazione 2.2 turbo diesel da 163 cavalli. Pensate, oltre 20 km con un litro, 3 anni di garanzia, chilometraggio illimitato. Questa vettura
ha già di serie il cambio automatico 8 rapporti con il paddle al volante e i fari Bixeno. Inoltre nell'allestimento Limited Edition potete avere i cerchi da 18 lire, i sensori di parcheggio e il Bluetooth. Inoltre da Jaguar Monza potrai acquistare la tua Jaguar XF Limited Edition con finanziamento privilege a tasso agevolato 2,50%, con un anticipo di 15.000 euro che può anche essere la tua vettura usata, più 36 rate da 385,50 euro e valore futuro garantito dopo 36 mesi. Vi ricordo che Jaguar XF è disponibile anche nella versione Sport Brake col motore da 163 cavalli 2.2 turbo diesel e su tutta la gamma XF potrete avere il British Pack, che è un omaggio di optional del valore di 5.800 euro. Venite a scoprire Jaguar XF in Jaguar Monza, Corso Milano 21 Monza, oppure su jaguarmonza.it. Tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Baby, I stand. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto. A 16.900 euro. Oggi anche GP Altec. Salve, siete benvenuti alla Mondoflex. Finalmente è arrivata la bella stagione e se dormire è importante, riposare bene è indispensabile. La soluzione c'è alla Mondoflex. Tante novità, stiamo distribuendo questo volantino con reti e materassi a prezzi veramente interessanti. Vi faccio un esempio: rete con alzata motore a 5 snodi a soli 390 euro, oppure questa comodissima rete con un materasso in EcoCell anallergico ed ergonomico a soli 580 euro, con in pagamento rateali senza interessi. Ma con l'arrivo della bella stagione si ha voglia anche di rinnovare la casa. Poltrone, divani, letti, tessili in ferro battuto delle migliori marche. Venite nei nostri negozi oppure visitate il nostro sito. Vi renderete conto dell'alta qualità dei nostri prodotti. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Allora bambini, oggi interrogo tabelline. 3x3. Fassina. Ma come Fassina? E tu 3x3? Ma Fassina, maestro. Ma maestro Franco, anche i bambini lo sanno, da Fassina è iniziata la grande operazione Fassina 3x3. Cambi la tua vecchia auto per una nuova pagando piccole rate e dopo 3 anni decidi se riscattarla oppure se rifinanziare la quota rimanente o se restituirla a Fassina e acquistarne un'altra. Semplice, no? Bambini, adesso ho capito! 3x3 fa proprio Fassina! Con Fassina non sbagli mai! Velocissimi ragazzi, grazie, l'applauso finto, grazie. Allora, telefonata da casa, pronto? Telefonata tema domenicali, Formula 1, pronto? Pronto, sono Fabio da Pesaro. Ciao, ciao Fabio. Niente, io volevo innanzitutto dire che sono appassionato della Ferrari, mi piace molto delle dimissioni di domenicali, perché è una persona che ha fatto una grandissima esperienza nei periodi d'oro dell'era Schumacher. E volevo chiedere se per caso non è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso l'ultima vittoria della Mercedes con Aldo Costa, che è andato lì a prendere la premiazione finale. E volevo capire anche, perché non ho capito bene da Pino Lievi, cioè se Aldo Costa, diciamo, quando è stato messo fuori dalla Ferrari, cioè se Domenicali era d'accordo o non era d'accordo, che poi alla fine chi è che l'ha voluto mettere fuori, anche perché come tecnico, diciamo, adesso fa vedere il suo valore, perché sicuramente la Mercedes, certo, è anche un grandissimo telaio. È chiaro, su questa cosa, guarda, l'avevamo detto, credo, la puntata scorsa, no, Palazzoni non c'era, due settimane fa,
le indicazioni che avevamo era che Alonso avesse voluto l'allontanamento di Costa, per cui Stefano su quel discorso credo non c'entrasse, se sì, non bisognerebbe spiegare un po'. Grazie della telefonata, comunque. Sì, bisognerebbe un po' spiegare che, quali sono i compiti. Domenicali era il team principal, adesso ad esempio è stato sostituito e l'hanno sostituito con Mattiacci, che è laureato in economia e di automobili e di quattro ruote non c'ha nulla, è uno che va lì a gestire, è uno che andrà lì a gestire il budget, che andrà lì a gestire le varie risorse che arrivano dagli sponsor, che andrà lì a gestire una squadra, ma c'è un direttore tecnico che gli dirà: guarda, quest'anno abbiamo sbagliato, abbiamo interpretato male il regolamento, c'è una persona che potrebbe essere, e lui dice va bene, se tu sei d'accordo, tu direttore procedi, tecnico, okay, di assumerlo, lo assumiamo e poi vedremo di gestirlo al meglio. Ma la gestione di Domenicali non era che lui entrasse nel progetto piuttosto, ma neanche nell'assunzione di uomini. Una Mercedes che attualmente è al comando ed è superiore, non sappiamo ancora quanto, perché finora non ha mai avuto bisogno di spingere al massimo. Sappiamo che queste unità motrici potrebbero girare a 15.000 giri, ma finora tirano 12.000-12.005, perché non serve tirare 15.000. Oltretutto salgono le temperature, diminuiscono le prestazioni, perché uno dei problemi della Formula 1 attuale è quella delle temperature, che nel momento in cui salgono la prestazione dei cavalli spariscono, ed è un po' un problema Ferrari, che ne ha anche mille altri. In Mercedes sono, fra telaisti e motoristi, 1250 persone, ma ci rendiamo conto, non è una squadra di calcio che ha 23 giocatori e licenzia l'allenatore perché è quello che li gestisce. Lì ci sono tanti compiti che vengono gestiti da persone diverse, certo, e c'è un qualcuno che è responsabile. In questo caso Domenicali si è sentito responsabile, è stato eccezionale nel presentare le dimissioni. Allora adesso vado da Merzario, però attenzione, perché trapelano le prime indiscrezioni sul primo dialogo tra Mattiacci e Fernando Alonso, e sembra che Mattiacci abbia chiesto ad Alonso se la F14T la vuole con gli interni in pelle, per cui questo anche il navigatore satellitare, Franco, gli ha chiesto. Al di là delle battute, allora, il Mattiacci è una persona in gambissima. Di quello che ne so io, non è che è arrivato ieri, sì, che però, sia un commerciale, non c'è ombra di dubbio, ma è un personaggio che ha contribuito a diventare ancora più grande la Ferrari, soprattutto nei paesi dell'est e del Nord America. Non a caso è diventato amministratore delegato della Ferrari America. Scusami, ma non posso romperti le palle una volta, visto che rompi sempre te. Dimmi. Ma se ti avessero mandato in America a vendere o in Cina a vendere le Ferrari, non le avresti vendute, certo, come lui, forse meglio, certo, di lui? No, ma stiamo scherzando? No, ma certo. Cioè, vendere però, le Ferrari, però, è difficile, no, andare a vendere le Ferrari in America o in Cina? Fammi fare la scaletta. No, scusami, perché voglio dire, diciamo, ma sicuramente c'è anche chi lavora. Sicuramente il Domenicali era un portavoce di un qualcuno o di parecchie persone per gestire il team, e che è quello che farà anche Marco Mattiacci, capito? Non è che lui arriva adesso, chiede all'Alonso, l'Alonso anche lui, che dica in bene o in male, non può, innanzitutto non conosce il personaggio, ma non gli interesserà neanche più non tanto, gli interesserà più di tanto. A metà stagione sicuramente, come io ho previsto, l'Alonso vedrai che darà il buon servito alla Ferrari, se ne va, perché quando non è vincente per il terzo anno è così. E poi ha un Raikkonen che lo martellerà sicuramente durante la stagione, come fece Hamilton quando andò alla McLaren. Ma io vorrei tornare sul discorso della tua intervista che ho sentito via telefonica, sì, con, sì, Pino, dello piace Stefano. Questa cosa di Monza? Sì, ma guarda, che tu ci creda o no, io non ho ancora sentito la tua telefonata. Io, quando è partita la telefonata, gli ho detto, dopo ti confermerà Stefano cosa gli ho detto. Il personaggio ideale, ma non solo per l'autodromo di Monza, ma è la Ferrari stessa, che, visto che il Mugello non potrà mai diventare la pista dove si potrà fare un gran premio, ma non perché non è valida la pista, perché non ci sono le infrastrutture nel raggio di 200 km, certo, ma lo sappiamo da tutti, non c'è bisogno che lo dica io. Il Monza, un patrimonio come Monza, come la pista di Monza, e Calzaniga, che è di Monza, me lo potrà confermare, non può essere lasciato allo sbaraglio come lei. Io oggi ero là a fare la scuola con le mie due Ferrari, guarda caso. È una desolazione, non c'è nemmeno un bar, cioè voglio dire un autodromo internazionale di Monza.
Non dimenticate che è stato il terzo autodromo costruito al mondo dopo Brooklyn, Indianapolis, e nel 1922, con un personaggio che si chiamava Arturo, scusa, Mercanti, sì, però di cognome, ha costruito l'autodromo. Non si può lasciarlo andare alla deriva così. Lo Stefano Domenicali, oltre ad avere la sua compagna che è di Monza, oltre ad avere la casa a Monza, oltre ad aver fatto quello che ha fatto, ma di tutto in più in bene alla Ferrari da quando arrivò, dopo una piccola esperienza, dopo essere laureato, io credo che è già pago in se stesso. Arrivare a Monza, va a casa sua, dirige un autodromo che lo tirerà su con l'aiuto e la mentalità della Ferrari. E non ditemi che se a Monza arrivasse veramente Stefano Domenicali, utilizzando poi la sua esperienza, le sue conoscenze, eccetera. Ce lo auguriamo tanto. Monza ritornerà a essere quello che era l'autodromo che lo è stato per 50 quello anni. Quello che è giusto che poi sia. Poi in questi ultimi 3, 4, 5 anni è andato alla deriva. Ma beh, certo, però ci si può risollevare. Ci si per può risollevare. Monza è bingo, cioè, allora, veramente meglio di lui. Ci sta, ti piace questa speriamo. Cosa? Speriamo. Ezio? Cioè, e poi senti, volevo sentire anche io volevo ciò. Dire che l'uomo Domenicali salvato e messo lì è una cosa eccezionale. Però mi viene da pensare alla Ferrari. Cioè, ma è possibile che nell'ambiente delle corse noi mettiamo della gente che non c'entra niente con le corse? Cioè, stanno diventando delle cose anche un po' nelle moto. Ma è così dappertutto, anche Briatore l'avevano messo nella Formula 1, non c'entrava niente. Dove stiamo andando a finire? Palazzoli, dove stiamo andando a finire? Guarda, il problema è che oramai sono aziende. Aziende! Cioè, tu hai corso in moto, Ferrari ha corso in moto. Le squadre di quante persone, da quante persone sono composte? In Formula 1 devono esserci tante persone, e ci deve essere un qualcuno che è al di sopra di queste persone e che deve gestirle. Però ne salta fuori uno che voi siete i primi a dire: questo però, qua vende le macchine, lo mettiamo lì, cioè più o meno. Sì, no, il concetto è quello. Ma ci ha spiegato quali saranno i compiti. Ho avrai rapporti con la federazione. Io vado un po' più a fondo di quello che però sta lanciando. Solo sta lanciando Ezio, ma non c'entra l'altro sportivo. È un discorso importante, cioè è una mossa che può lasciar presagire che ci possano essere degli altri scombussolamenti all'interno della squadra a breve? Cioè è una mossa questa, una mossa di carattere politico arriva, che sportivo? Ma è chiaro che arriva e deve arrivare, deve centrare il problema del perché quest'anno è stato sbagliato il progetto Ferrari finora, adesso sta correndo ai ripari, e io ho sentito un direttore tecnico della Ferrari che ai tempi di Arturo, quando c'era Enzo, ha detto dobbiamo rincorrere, fare di tutto per metterci come seconda squadra. Non esiste Ferrari, non esiste. L'avrebbe forse lo diceva in intervista, facciamo vedere a breve. Ma ti dirò di più, la Ferrari in questi ultimi 2 anni purtroppo è andata così in cantina che chiunque arriva, come nel caso di Marco Macchiacci, il minimo risultato che otterrà, eccolo alla gente, gli appassionati danno, ecco, hai visto, è stata colpa del Domenicali, adesso è arrivato questo nuovo, si risale. È un po' come ai tempi del Fiorio, che erano andati in cantina, poi è arrivato Luca del Montezemolo, che si è portato Jean-Tol, ha fatto un gruppo che è diventata vincente. Non è che il giorno dopo. Bravo, ma certo, ma sai, i fans pensano subito così. Virginio. Credo che riguardo quel che ha sottolineato Ezio poco fa, bisogna distinguere quello che è il manager, colui il quale deve gestire un pool di persone e portarle ad esasperare le loro qualità, rispetto a quello che può essere l'ingegnere nato sui banchi universitari in ingegneria meccanica piuttosto che aeronautica, eccetera, che magari vuol fare lo scienziato. Questo già dovevo arrivare. No, questo è il problema, perché il Briatore della situazione che viene fuori da un mondo tutt'altro che tecnico. Però Briatore è stato un caso che sarebbe bello fosse replicato. Cioè, ha fatto Macchiacci. Ha fatto un miracolo. Sono stato il tutore di Briatore perché io lavoravo con i Benetton, Luciano Benetton mi ha detto: Palazzoli, dai un'occhiata se lui può lavorare nel campo. E lui poteva lavorare, ma sai qual era la dote di Flavio Briatore? Aveva una capacità immensa di mettere la persona giusta al posto giusto. E questo è il segreto. Ma non è che abbia mai preteso. L'ha fatto Montezemolo all'inizio in Ferrari, mettendo Jean Todt, Rory Byrne. Stiamo parlando. Del fatto che questo Macchiacci potrebbe essere l'uomo giusto. Appunto, e non vedo per quale motivo in questo momento si vada così
allo scandalo. No, ma siamo rifatti a quello che ci ha detto Pino, che insomma lui ha sempre solo venduto macchine, e poi Arturo ha detto è stato molto bravo. Certo. Beh, allora questo ruolo che ha questa persona non vale niente. Perché se tu togli Domenicali da lì, che era tutto quello che abbiamo raccontato, togli lui, ne metti un altro che non è neanche una decima parte di Domenicali, però farà lo stesso lavoro. Ma il capro espiatorio, ci vuole sempre. In qualunque storia, viene fuori a un certo punto. Ma proprio lui si è autosacrificato, il dottor Costa perdona tutti quelli che hanno scagliato la prima pietra e siamo a posto. O no? Il pareggio sarà quello di occupare. Se... il posto allora a Monza risolverà il problema, hai capito? Tando. Ma io quello che voglio dire, se questo potrebbe risolverà il problema, esatto, che... siamo a posto se Tando, i risultati cambiano. Arrivo Angelo, che è stufo della Formula 1, è stufo, probabilmente c'è questa opportunità, probabilmente ha fatto bene, se è vero, certo, che, ne ha discusso prima, potrebbe essere una cosa del genere, ha fatto benissimo. Ti piace Angelo l'idea? Io sono contento di questo gesto di Stefano, perché è un gesto unico di questi tempi, quindi un manager che avrebbe potuto tranquillamente tenere la posizione invece ha dato un segnale forte. Spero che oltre alle dimissioni di Stefano ne arrivino altre, perché il risultato della Ferrari non arriva con queste dimissioni, cioè o si agisce sulla macchina o il risultato non cambia, e i piloti l'hanno detto, no? Quindi dove sono gli altri alla fine? C'è la Mercedes che probabilmente 2 anni anticipato, cioè la Ferrari ha avuto negli ultimi 3 anni, era l'unica squadra che poteva competere, che ha cercato di vincere il mondiale contro lo strapotere della Red Bull. La Mercedes probabilmente 2 anni fa ha mollato tutto e ha pensato al futuro, ha anticipato i tempi, potrebbe essere questo, ma oggi come oggi, cioè, non è che le altre squadre si sono mosse molto meno della Ferrari, cioè sono quei signori a un livello, sono stati più bravi, e lui mi dice anche che sono ma il problema della macchina, il problema delle sospensioni, il problema aerodinamico, il problema della macchina resta. Sì, ma ragazzi, ma la Ferrari fa non solo la meccanica, fa il motore, fa la carrozzeria, fa i telai, fa tutto, come la Mercedes, gli altri sono assemblatori, arriva il motore già fatto, cioè quindi... Pensate che fare una macchina di Formula 1 partendo il motore, il cambio e tutto non è facile. La Mercedes è riuscita, ma 1600 persone con dei budget impressionanti. Quindi la Red Bull ha vinto, sì, però aveva un motore Renault, arrivava un motore finito e pensava alla ciclistica. Cioè, non è facile per la Ferrari vincere questo mondiale. Gesto di dimissioni va applaudito, a mio avviso. Sì. Ma certo. Di questi tempi va applaudito. Certo. Ma certo. Va applaudito semplicemente perché hai detto sacrificio? Ha fatto non questo so se sacrificio. Io, no, però, ti io sono convinto che l'ha fatto in modo convinto, avrebbe potuto tranquillamente tenerla quella posizione. Era per dire semplicemente, visto la storia che ha Stefano alle spalle, che conosco, che stimo, sacrificio vuol dire fare una cosa sacra, e quando uno fa una cosa sacra dà sempre quello che è una grande eredità e sicuramente un grande dono al posto da dove lui si sacrifica per andarsene. Comunque è stata una scelta, una decisione ponderata, studiata a monte, ma da mesi. Non pensiate che dopo il Bahrain abbiano deciso. Adesso è un capitale umano che se qualcuno è intelligente lo riutilizza e sfrutta, ad esempio, per l'opportunità di Monza, è una grande opportunità. Assolutamente sì. Difficile, arriviamoci che comunque non ha fatto male, anzi, perché comunque si è rischiato di vincere un paio di mondiali. No, li ha vinti. No, ma ultimamente pilota e due sapere da lui. Tanto perché cappello, ha mollato uno come perché ha mollato allora? Ha mollato probabilmente saranno noi allora, siamo dentro. Me lo dici ma dopo la pubblicità, possiamo saperlo, Nando, forse lui lo sa. Tanto adesso, poi Palazzoni dopo la pubblicità in chiusura ce lo dice e mi dice invece qualcosa di questa vettura che è disponibile da me, da Jaguar Monza, è l'F-Type Coupé in anteprima europea, sicuramente anteprima europea in uno studio televisivo, la proveremo presto. Cos'hai da dirmi? Perché naturalmente è un 3000 con tre motorizzazioni, 340, 390 cavalli e un 5000 da 550 cavalli. Per Marco, però mai detto soprattutto un prezzo straordinario perché il 340 cavalli parte da 69.000 euro chiavi in mano su strada col cambio sequenziale 8 marce, quindi ma poi è una vettura di una bellezza, Nando. Jaguar sta lavorando alla grandissima. Se posso dirti, la coupé addirittura forse più affascinante della Spider, che è bellissima, però questa hanno fatto veramente un capolavoro. Esatto. Va bene, poi noi ci vediamo comunque domenica in pista, però non è finita, dopo la pubblicità torniamo, abbiamo il tempo per Palazzoli, per gli ultimi appuntamenti, compreso quello di Franciacorta, dove il 24 ci saranno una riunione molto importante. Umberto ce ne parlerà tra un minuto, restate con noi. Ah.
You ready? Air Action Pegasol Extreme! Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Accendi Fuoco Doppia Forza, che con l'aggiunta di carbone vegetale garantisce una combustione più intensa e duratura. Ti sei mai chiesto qual è il valore di un'emozione? Jaguar XF. Tutta l'emozione Jaguar al prezzo di un'auto. Tua da 40.850 euro. Scoprila da Jaguar Monza. Potrai acquistarla pagandola con 36 rate mensili da 385,50 euro. Anticipo del valore di 15.000 euro e maxi rata finale. Jaguar XF da Jaguar Monza. Puoi. Centro Arredi Metal Mark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Vendita promozionale con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzinuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. La tecnologia intelligente 4x4 di Opel è premiata in Germania. Il SUV 4x4 dell'anno è il nuovo Opel Mokka 2014. Non confonderti. Baby, I stand. Nuovo Opel Mokka 2014. Completo di tutto. A 16.900 euro. Oggi anche GP Altec. Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Bentornati, sono Oscar Magni, responsabile del gruppo Venus S.p.A. Voglio illustrarvi oggi alcune nostre offerte. Bellissima classe A 180 CDI Executive, cambio automatico, interno in pelle, 17.000 km a un prezzo davvero competitivo, 21.900 euro. Vi aspetto tutti numerosi. Voglio ricordarvi che se venite a nome di Griglia di Partenza, vi omaggiamo le spese di trapasso e garantiamo tutti i veicoli fino a 36 mesi. Eccoli Zanzara Team e poi gli amici del Vai Piano Che Ho Paura. Marco, 140 quanti iscritti alla prima gara? 142, bene, poi ne parleremo le prossime settimane. Palazzoli, devi una risposta agli amici sul, non mi ricordo più, però so che dovevi rispondere a qualcosa. No, ma volevo solo specificare, vabbè, le dimissioni di Domenicali, potremmo parlarne per una settimana o anche un mese. Ma ne parleremo ancora. Adesso il problema è che è stato nominato Mattiacci al posto di Domenicali e io in un primo tempo sono rimasto stupito perché Domenicali aveva un numero 2 che è Coletta, che era entrato quest'anno nell'organizzazione e che è che dirige tutta la sezione sportiva Ferrari. Ma perché invece hanno nominato un Mattiacci? Prima di tutto è un uomo di Marchionne, è una persona in gamba per quanto concerne la parte economica, e la parte economica sta diventando importantissima perché giovedì Venturo inizia il processo a Bernie Ecclestone. Potrebbe esserci una rivoluzione totale e quindi una persona che sa trattare gli interessi
della casa che rappresenta, è una persona importantissima. Ok, Silvia, il tempo velocissimo per... Allora Franco, magari i nostri ospiti ci pensano una settimana e vogliono... cioè, Alfredo che vuole chiedere, come mai nessuno ha il coraggio di dire finalmente la persona da mandar via Montezemolo? Secondo voi Domenicali ha deciso di andare via, ma non ci crede proprio nessuno. Montezemolo quando si assumerà la sua responsabilità? L'anno Va bene, prossimo. Lo scopriremo solo vivendo, per cui ne parleremo... L'anno prossimo. Staremo a guardare, ok. Allora, Umberto, mercoledì il 24, giusto? 23 aprile, Media Day, presentazione del campionato mondiale di rallycross a Franciacorta. Peter Solberg, Jacques Villeneuve, ci sono tutti i piloti e i team top del rallycross mondiale in anteprima per l'evento di settembre a Franciacorta. Di rallycross, che sarà trasmesso, mi dicevi, da Mediaset, per esatto. Cui è un bel colpo anche a livello editoriale. Bene, complimenti. Bene, noi ci vedremo poi martedì sera, martedì dalle 20.30 in diretta, avremo anche tra i nostri ospiti, oltre a Pino Allievi che rientrerà dalla Cina e gli altri che saranno con noi, ci sarà anche Giorgio Terruzzi, occasione per parlare del suo libro, spero che ci sia anche il dottor Claudio Costa, perché l'argomento sarà chiaramente il libro di Terruzzi riguardo a Senna. Ci avviciniamo a una data molto importante, per cui insomma sarà un modo per parlarne, speriamo che di poter parlare di un bel Gran Premio di Formula 1. Io ringrazio anche Angelo Ciocca per essere stato con noi, spero Angelo tu non ti sia annoiato, però no, vedo no, che assolutamente, sei grazie, appassionato. grazie. Sei appassionato? La Carolina corre con me domenica con te, con e mercoledì vado a vedere lo a Franciacorta. Mercoledì abbiamo detto, giusto? Fai i test? Vai là, sì, fai mercoledì, corri, certo, fai... corre lui, vado a vedere. Ok, però per il con test te. Con la Lotus Cup, pbracing.it. Quando? Come a boh? Martedì. Va bene, ok. Chi vuole essere lì? Legends Casa Castelletto di Branduzzo, domenica mattina, che sarà Pasqua, vabbè, ma Monti è fatto così. A Pasqua dalle 10 saremo lì a correre, ci sarà anche il Nando, insomma, che litigra... Virgi vuol venire, perfetto, viene anche Ferrari, benissimo. Bravo. Argentina, va bene. Ci vediamo martedì sera. Grazie ragazzi e buona Pasqua a tutti. Ciao. Franco. Edizione 2014 rombante di Griglia di Partenza in collaborazione con Diavolina, Peugeot Scooter, Fassina, Nolan, Polini, Jaguar Monza, Valley Store, Go and Fun Green Energy Drink, San Carlo, Bosch.